40 anni fa il dramma di Alfredino, imprigionato senza via di scampo in un pozzo, qui dove mi trovo io adesso, a Vermicino. Un dramma che l'Italia seguì in una diretta di ore e ore. Pensate, 28 milioni di persone. Speravano tutti che Alfredino ce la facesse, purtroppo non è andata così. Quella storia ve la raccontiamo fra pochi minuti. Questa strada, la via Tuscolana che da Roma porta verso Frascati, si incolonnarono centinaia e centinaia di macchine con a bordo centinaia e centinaia di persone per raggiungere un campo di periferia dove un bambino di 6 anni lottava per sopravvivere imprigionato dentro un pozzo di 80 metri largo poco più di un piatto. Si chiamava Alfredo Rampi, ma per tutti fu sempre e soltanto Alfredino. Un bambino di 6 anni è caduto ieri sera in un pozzo artesiano nei pressi di Frascati, vicino Roma. Si trova ancora a una 40 di metri sottoterra e si sta disperatamente cercando di salvarlo. C'erano molte cose a muovere tutta quella gente verso quel campo sperduto di periferia. Curiosità, morbosità, la voglia di assistere in prima persona all'epilogo felice di quella che invece poi sarebbe stata una tragedia che il resto del paese, 28 milioni di persone, stava seguendo da ore e ore in una diretta improvvisata ma toccante, emozionante, messa in piedi in fretta e furia dalla Rai. È un momento di grande tensione, proprio mentre i carabinieri e il servizio d'ordine stavano facendo sgomberare, perché la pressione della gente è diventata insopportabile. Un evento che avrebbe cambiato il modo di fare TV molto prima che a cambiarlo fossero le bombe americane su Baghdad, riprese in diretta dalla CNN 10 anni dopo, all'inizio della prima guerra del Golfo. Era il 1981, l'Italia era appena uscita da una stagione di stragi, Ustica, Bologna, e si era ritrovata di nuovo impantanata tra la coda del feroce, del terrorismo che aveva ucciso Aldo Moro e la sua scorta e lo shock istituzionale provocato dalla pubblicazione degli elenchi della loggia P2 di Licio Gelli con tutto quello che ne sarebbe conseguito tra bancarotte e suicidi eccellenti. Thank you.
Sono passati 40 anni e il posto è irriconoscibile, ma è questo. Ed è qui che comincia tutto, mercoledì 10 giugno verso le 7:30 di sera. Alfredino sta tornando a casa con suo padre e due amici di lui. Devono attraversare un campo, questo campo. C'è ancora luce e Alfredino vuole rimanere a giocare ancora un po' da solo. Un campo è un campo, pericoli apparentemente non ce ne sono. Suo padre gli dice di sì. In realtà un pericolo c'è, è nascosto sotto un pezzo di lamiera. È un pozzo per l'acqua scavato dal contadino che si occupa appunto di questo campo. Ed è lì che Alfredino finisce inghiottito, senza che nessuno si accorga di niente. Non se ne accorge nemmeno il contadino che al tramonto vede la lamiera spostata e la rimette al suo posto con dei sassi sopra. Sua nonna a intuire quello che è successo, perché lei sa dell'esistenza di questo pozzo, che era esattamente dove sono io. E infatti, quando verso le 9 un agente di polizia sposta la lamiera, sente la voce di Alfredino che grida aiuto, ma a quel punto, un po' perché ha cercato di arrampicarsi e un po' perché le pareti sono fangose, Alfredino è già scivolato. Dei tentativi di salvare il bambino. Due giorni e due notti, durante i quali si prova di tutto, inutilmente, perché non ci sono mezzi adeguati, perché calarsi in questo budello è quasi impossibile e perché mano a mano che si cerca di raggiungerlo, Alfredino scivola sempre più in profondità e poi ha anche una cardiopatia congenita che non gli consentirà di resistere più di tanto nel buio e nel freddo di questo pozzo. Profonda commozione tra gli addetti ai lavori, molti vigili si sono tolti il cappello. Le immagini e le voci, anche quella di Alfredino, ci sono ancora, ma la mamma e il papà hanno chiesto che non venissero più mostrate né ascoltate. E noi abbiamo deciso di rispettare la loro richiesta, il loro diritto all'oblio. Quindi ci saranno in questo racconto solo le mie parole, insieme alle fotografie e alle immagini essenziali che possiamo mandare in onda per raccontare il contorno di questa storia che per tre giorni fermò l'Italia e convinse addirittura il presidente della Repubblica di allora, Sandro Pertini, a venire fin qui, in questo campo. È arrivato qualcuno, è arrivato inaspettatamente il Presidente della Repubblica. Ad arrivare a Vermicino sono i vigili del fuoco e si portano dietro una attrezzatura rudimentale, un treppiedi, guardate, eccolo qua, un treppiedi con una tavoletta di legno assicurata a una corda che provano a calare dentro il pozzo nella speranza che Alfredino ci salga sopra, ci si aggrappi. Perché qualcuno ha detto, ma insomma è un bambino molto svelto, quindi
sicuramente capirà che cosa serve questa tavoletta e vedrete che riusciamo a tirarlo fuori. In realtà è il primo tentativo che va male, perché la tavoletta si incastra e a quel punto non si può nemmeno rompere, perché rompendola i pezzi cadrebbero sulla testa del bambino, quindi bisogna rimuoverla. C'è anche un problema di comunicazione, perché Alfredino da laggiù grida, ma insomma molte volte non si riesce a capire che cosa sta dicendo. E allora, siccome c'è una troupe della RAI, si decide di calare un microfono dentro al pozzo e a quel punto, con le cuffie, chi sta in superficie riesce a sentire esattamente che cosa sta dicendo e a parlargli. Gli parla sua madre, Franca Rampi, cercando di rassicurarlo. Gli parla un vigile del fuoco che si chiama Nando Broglio, con un barbone e gli occhi buoni. Rimarrà praticamente inginocchiato su quel pozzo per quasi 2 giorni, cercando di tranquillizzare Alfredino, cercando di fargli capire che stanno lì sopra per cercare di tirarlo fuori, stanno facendo il possibile per aiutarlo. Alfredino si lamenta, piange, grida, ma molto spesso si arrabbia anche, chiede di sbrigarsi oppure dice basta, basta, non vuole più sentire nessuno che gli parli, vuole semplicemente che lo tirino fuori. Alle 4 del mattino il compito di tentare di raggiungere Alfredino e portarlo fuori viene affidato ad un gruppo di speleologi che sono guidati da un giovane ragazzo di 22 anni che si chiama Tullio Bernabei. In quel momento Alfredino è imprigionato al buio e al freddo dentro al pozzo da ben 8 ore e Tullio Bernabei è in collegamento. Buonasera Bernabei. Buonasera Andrea, buonasera. Buonasera Tullio, naturalmente diciamo con tutti i limiti della sobrietà, io però ti voglio chiedere di ricordare e di raccontarci che cosa è stata quella prima notte quando sei arrivato, cosa hai trovato, l'improvvisazione, l'incapacità di riuscire diciamo a trovare una soluzione a quella che sembrava un'operazione tutto sommato abbastanza semplice, ma in realtà poi, come io ho spiegato prima e come tu sai benissimo, l'apertura di quel budello era grande poco più di un piatto. Sì, sui 28 centimetri. In realtà in superficie la dimensione del pozzo era maggiore. Sì. Questo ha generato l'errore della tavoletta e ha consentito comunque i nostri primi tentativi a testa in giù. La situazione era di grande confusione, grande pressione psicologica, perché era un bambino. Noi eravamo già soccorritori, ma di speleologi, di alpinisti, di persone adulte. Certo. E poi c'era questo caso estremo. Lui stava, Alfredino stava in un territorio di nessuno, non era competenza dei vigili, noi era competenza in quanto un buco oscuro nelle profondità della terra, ma insomma era veramente nella terra di nessuno, quindi era un caso estremo. Senti, ci racconti Tullio, che cosa succede? Ti imbracano e ti mettono a testa in giù, ti calano dentro? Sì, io ero responsabile della squadra con i miei compagni volontari e abbiamo fatto in modo di... Io avevo fatto poco tempo prima un corso di soccorso alpino a Rifugio Monzino sul Monte Bianco, in cui avevamo appreso le tecniche per recuperare e salvare persone che cadono nei crepacci stretti. Sì. Lì bisogna andare in testa in giù e prenderli in qualche modo e stapparli dai crepacci, no? Sì. In tempi molto veloci. Per cui avevo capito quella tecnica, sapevo che potevamo utilizzarla fino a 15-20 minuti, perché sono i tempi di lucidità a testa in giù, e quindi l'ho applicata. Sono sceso prima io per un po', poi Monteleone, che è il mio collega, poi di nuovo io. Scusa, cercando Tullio, di arrivare più giù possibile. Scusa Tullio, una delle cose che mi pare di aver capito, diciamo, di tutta la storia è che non si riusciva mai a localizzare con precisione a quale profondità si trovasse Alfredino, no? Per cui prima si pensava a 15 metri, poi in realtà 30, eccetera, eccetera. Quindi anche quello è stato un problema.
Sì, certo, è stato un problema perché non c'era un collegamento diretto in quanto la tavoletta ostruiva quasi tutta la luce del pozzo e quindi noi siamo riusciti ad arrivare nei pressi della tavoletta, ma non oltre. Che quindi E a che però a Fredino profondità, era scusami per capire. io direi sui 18 metri, a Fredino poteva stare sui 25, Sì. Perché cioè io l'ho intravisto dietro la tavoletta. tra l'altro diciamo questo pozzo era irregolare, no? C'erano sporgenze di roccia, fango, quindi diciamo non era un pozzo diciamo, dentro il quale si poteva scivolare con continuità. No, purtroppo no, non era un tubo perfetto, assume una trivellazione, una linea un po' elicoidale e poi soprattutto c'erano le asperità rocciose, quindi Certo. punte di roccia da tutte le parti. Senti Tullio, sempre appunto per non entrare diciamo nella parte morbosa, tu però l'hai visto e lui ti ha visto, cioè vi siete visti insomma quando sei andato giù. Visto, no, lui non credo, io gli ho parlato, Sì. però Andrea, se mi chiedi di entrare nel pozzo mi No, metti in grande difficoltà. no. No, io non ti chiedo di entrare nel pozzo, ma ti chiedo, scusami, gli hai parlato e lui ti ha risposto, questo almeno me lo puoi dire? Sì, Sì, certo, bene. l'ho Quindi, rassicurato. diciamo, nonostante fossero passate 8 ore, era vigile, era, diciamo, ancora in condizione di rispondere, di parlare e quant'altro. Assolutamente sì. Senti, che temperatura c'è mano a mano che si scende in un pozzo così? C'è una soglia termica nei primi metri, dopodiché si stabilizza sulla temperatura media annuale del luogo in cui si apre il pozzo o la grotta. In quel caso parliamo di 14-15 gradi, quindi con una certa umidità era comunque freddo. Certo, anche perché stava con una magliettina, quindi non è che fosse Certo. coperto, infatti. Senti, Tullio, un'altra cosa ti voglio chiedere. Ti sei reso conto a un certo punto che la situazione era una situazione senza via d'uscita? No, solo alla fine. Io ho sempre pensato di riuscirci, che ci saremmo riusciti o noi o i vigili del fuoco con il tentativo del pozzo parallelo. Io non ho mai perso la speranza, ne parlavamo spesso con Franca, con la Con la mamma e mamma. eravamo tutti fiduciosi, sì. E anche se a volte era più Franca a rincuorare noi, una donna veramente forte che ha sofferto tanto ma che ci aiutava. Senti, un'altra cosa ti voglio chiedere. Questa idea di scavare il pozzo parallelo era l'unica possibilità, secondo te? No, noi insistevamo per poter operare nel pozzo principale, tagliando la tavoletta, segandola e raggiungendo il bambino, quantomeno per bloccarlo, per interagire con lui in modo migliore. E il pozzo parallelo fu una scelta decisa perché si ritenne che la via del pozzo principale, la nostra, insomma, potesse comportare rischi per il bambino, cosa che non potevamo escludere naturalmente. Certo. Quindi Senti, il problema è però, mi pare di capire anche che essendo a un certo punto o da un certo punto in poi molto fangoso, il bambino nel tentativo di muoversi continuava a scivolare sempre più giù. noi non sappiamo quando sia scivolato. Io presumo che ciò sia avvenuto durante gli scavi, specialmente durante la fase di percussione, perché la trivella del pozzo parallelo trovò degli strati litoidi di roccia di peperino molto dure, quindi non riusciva più a proseguire e dovettero utilizzare una specie di cilindro metallico come punta di ariete per spaccare Certo. la roccia. Quello provocava vibrazioni in superficie e possiamo immaginare che in profondità provocasse più di una vibrazione e quindi facilitasse lo scivolamento insieme all'acqua e al liquido lubrificante. Cosa ti è rimasto, Tullio, di quella, diciamo, di quei giorni, di quelle ore, durante le quali tu, insomma, parli con un bambino che speri di salvare e poi alla fine non ce la fai? Cosa ti sei portato dietro per 40 anni? Mi sono portato dietro un fallimento, e un fallimento umano e tecnico,
il desiderio di fare qualcosa, poi ho cercato successivamente di rendermi utile in ambito di soccorso e sicurezza, lo faccio ancora, è una ferita che mai si chiuderà, è una brutta storia. Tullio, ti ringrazio, grazie di questa tua testimonianza e spero, insomma, spero di essere stato per quanto è possibile attento a, sì. non, attento a non andare a grazie. Grattare dove è inutile ormai. Grazie sì. Tullio. Io vado avanti con il racconto di quei giorni perché all'alba di giovedì 11 giugno con la luce, come avete sentito, arriva anche una perforatrice. E cioè c'è l'idea di scavare un pozzo parallelo a quello nel quale si trova Alfredino, poi scavare un tunnel di connessione e riuscire a portare via il bambino dal pozzo più grande. Questo però diciamo non è così semplice, se ne accorgono subito anche alcuni geologi che stanno sul posto perché spiegano che la trivellazione non è così lineare, ci sono pezzi di terra, pezzi rocciosi e quant'altro e soprattutto, come avete sentito, ci sono le vibrazioni che creano diciamo delle onde che si riverberano anche nel pozzo in cui sta Alfredino e probabilmente appunto anche queste vibrazioni sono responsabili del fatto che il bambino scivola sempre più giù. Intanto, e questo è l'aspetto, diciamo, del contorno, nel campo ha cominciato a radunarsi una folla che diventa sempre più grande. Non sono soltanto gli abitanti del posto, ma comincia ad arrivare della gente anche da fuori e ne arriverà tantissima, soprattutto quando comincerà la diretta televisiva. E muoversi quindi intorno a quel pozzo è complicatissimo anche per i soccorritori. Io penso che dalle fotografie che ci sono qui forse riuscite a immaginare, questo è l'ingegnere Elveno Pastorelli, era il comandante dei Vigili del Fuoco. Pastorelli, questo è un particolare, se volete, che io che ero lì accanto a Pastorelli notai come qualcosa che mi impressionò. Lui era arrivato, se lo vedete, con una... Me lo rimettete, Pastorelli, ecco qua. Aveva questo vestito chiaro e sulla sua verticale lui si mise in piedi davanti al pozzo e non si mosse da lì praticamente per quasi 2 giorni. Non andò neanche a fare pipì, se la fece addosso pur di non muoversi. Ma la cosa impressionante è che sulla sua verticale c'era il braccio di questa gru, che poi era quella che, diciamo, agiva con la perforatrice, da cui ogni 10 minuti cadeva una goccia di grasso. E questa goccia di grasso era, diciamo, una specie di cronometro che segnava il tempo che passava e il tempo anche per cui non si riusciva ad arrivare a salvare questo bambino. E poi un po' alla volta, intorno, comincia davvero un circo, arrivano venditori di bibite, venditori di gelati, addirittura venditori di porchetta, perché all'ora di pranzo viene data dai 3 telegiornali della RAI la notizia che c'è in corso questa operazione di salvataggio e il caso di Alfredino diventa un caso nazionale, tutto il paese comincia a partecipare a quell'operazione di soccorso, si arriva ad avere 28 milioni di persone che sono ferme, inchiodate davanti alla televisione per cercare di capire come procedono le cose e se si riesce soprattutto a tirare fuori quel bambino dal buco. E la cosa impressionante è che in realtà questa diretta non era stata organizzata, fu una decisione presa sul momento. In quel momento il direttore del TG1, se non sbaglio, era Emilio Fede e Piero Badaloni era, diciamo, il cronista che si stava in studio, che si occupava della diretta, ma poi c'erano anche gli altri colleghi delle altre 2 reti e a un certo punto la storia di Vermicino diventò una storia che andava in contemporanea appunto sulla Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Walter Veltroni, buonasera. Buonasera. Io non so mai come presentarti perché ti direi giornalista, scrittore, ma prima devo dire politico. Vabbè, di quel che vuoi. No, però la verità è che tu su questa storia hai scritto un libro, L'inizio del buio.
dove sì, si racconta la tragedia di Alfredino, ma si racconta anche come quella tragedia cambiò il modo di fare televisione, cambiò la televisione, fece scoprire la diretta e forse in qualche modo anche fu l'inizio, diciamo, della scoperta della TV del dolore, no? Della morbosità che si poteva trasmettere attraverso immagini così drammatiche. Fu uno psicodramma per il paese, già il paese era scosso, prima ho visto che tu hai ricostruito gli avvenimenti precedenti, Vermicino, e tra questi c'è l'attentato al Papa che è qualche settimana prima. Sì. Noi non abbiamo mai immaginato cosa sarebbe successo se il Papa fosse stato ucciso, come era possibile, come sarebbero andate le cose nel mondo, e comunque l'opinione pubblica era di fronte a qualcosa di enorme. E però erano tutte cose che riguardavano chi comunque aveva un potere. A un certo punto un bambino cade in un pozzo e quella caduta in quel pozzo è la materializzazione di tutti gli incubi che psicanaliticamente ciascuno di noi ha sempre avuto. Il freddo, la solitudine, il buio, l'infanzia deprivata e insieme, come tu hai detto, sopra comincia il circo Barnum. Un circo Barnum alimentato dalla televisione, perché non è solo la notizia che danno, ma è quel microfono calato giù, quella voce che io ho ancora dentro, della quale con Tullio ho parlato tante volte, che arriva nelle case degli italiani e quel tragitto che tu hai fatto in macchina viene fatto da migliaia di persone che si mettono in fila per arrivare a Vermicino. Sì. La televisione ha cambiato nel corso di quelle poche ore, ha cambiato il suo rapporto con gli spettatori, li ha immessi in uno psicodramma. Quella notizia, come quelle notizie, ce ne sono state, tu lo sai, nella storia tantissime, in quelle ore c'è anche qualcosa di simile. Però l'arrivo delle telecamere lì trasforma quell'evento, la solitudine di quel bambino e il circo Barnum, in una sorta di grande happening che si svolge, Ho collegato l'altra storia del 10 giugno, che è la storia di Roberto Peci, fratello di Patrizio Peci, che venne rapito dalle Brigate Rosse secondo un metodo mafioso per punire il fratello, delle confessioni che il fratello stava facendo. Anche Roberto Peci sarà per la prima volta sottoposto ad un processo televisivo. Noi l'audio, il video di Moro non l'abbiamo mai visto. Quello di Roberto Pesce è stato trasmesso un processo farsa, al termine del quale viene condannato a morte, e queste due vicende che accadono tutte e due il 10 giugno segnano l'uno nella macchina del dolore trasformata in happening e l'altro nell'assoluta spregiudicatezza del rapporto tra mezzo televisivo e destino umano. Segnano un passaggio di fase. Di epoca. C'era stata già una diretta famosa, era quella della Luna, no? L'allunaggio luglio del 1969. 69. Però era una cosa completamente diversa. Era il contrario. Sì. Lì mi ricordo quella notte guardavamo tutto il cielo e ci sembrava tutto possibile. Se l'uomo ha pochi anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e a conclusione di un decennio che era sì cominciato con il primo uomo nello spazio, ma che si concludeva con quelli che mettevano piede sulla Luna, ci sembrava che tutto fosse possibile. Leonardo Sciascia scrisse... E Sciascia dice: l'uomo che è arrivato sulla Luna non riesce a tirar fuori un bambino da un pozzo. Questo è l'inizio del buio, cioè la fine della fiducia, la strage delle illusioni, avrebbe detto Leopardi, è venuto quel giorno. Perché l'illusione che la scienza potesse risolvere tutto, nel corso di quei giorni, si frantuma nella coscienza di quei 28 milioni di persone. Non è roba per saggisti o analisti, è la psiche di milioni di persone che sono rimaste davanti alla televisione seguendo la doccia fredda, perché a un certo punto hanno detto che il pigiamino di Alfredo era pronto e tutta Italia era convinta che la stanza e il lettino, la stanza e il lettino, che la naturale conclusione di questa vicenda fosse l'happy end. Sì. E invece non fu così, ma in questa vicenda ci sono degli errori tragici, tu li hai citati con Tullio, la tavoletta, la perforatrice, il pozzo parallelo che ha fatto precipitare Alfredino, l'assoluta follia nella gestione di quello spazio. Io aggiungo anche
l'inopportunità della visita di un meraviglioso presidente della Repubblica come Pertini. Però ci sono anche degli eroi, e questi eroi sono gli speleologi, i vigili del fuoco e la famiglia Rampi. Franca Rampi non si è messa in un angolo vestita di nero a piangere, è stata lì e ha cercato di spingere, di sollecitare. Non c'è riuscita, ma non ha smesso per tutta la vita. Senti, a questo proposito, a un certo punto, ma poi ci torneremo dopo, questo sentimento, diciamo, di grande solidarietà, siamo tutti intorno, che in realtà poi ha ostacolato anche i soccorsi, perché non si capisce come mai non ci fosse un, diciamo, un servizio di ordine pubblico per circoscrivere. Io mi ricordo, lì era veramente... Cioè, poteva arrivare chiunque, fare quello che voleva. Poi era un fazzoletto di terra. Sì, un fazzoletto di terra. Posto stretto con migliaia di persone sopra attorno a questo buco. A un certo punto questa solidarietà, questa emotività, diciamo, che avvicina, ecco, alla mamma Franca Rampi, diventa cattiva. Sì. Cioè, si comincia gira, diciamo, verso la cattiveria nei confronti di questa mamma. È una perché cosa... aveva cambiato un vestito, sì, e perché aveva mangiato un ghiacciolo dopo... che era stata sotto al sole, ecco, due giorni. Io certe volte penso cosa accadrebbe oggi con il tribunale dei social perennemente riunito per giudicare tutto quello che... Cosa direbbero su questa donna? Questa donna è una donna italiana, nel senso alto di questo termine. Ha affrontato il dolore, ha cercato di risolvere il dolore, non si è piegata al dolore. La sua sofferenza è continuata nel tempo, perché purtroppo... Certo. C'è stato un altro fatto tragico nella vita di questa famiglia sfortunata, ma se noi oggi abbiamo la protezione civile, lo si deve anche a lei. E infatti, questo lo dobbiamo dire e ricordare, poi fu creato un centro Alfredino Rampi che non si è occupato tanto, diciamo, della memoria di quel giorno, di quei giorni, ma si è occupato, si è speso e si sta spendendo perché si trovino... misure sempre più adeguate per soccorrere in situazioni di emergenza, che è quello che mancava, no? Abbiamo visto quel treppiedi con la corda, era, no, diciamo, l'improvvisazione pura, ma d'altra parte ricordo che il comandante Vigili del Fuoco, Pastorelli, disse: noi questo avevamo, cioè, certo, non eravamo attrezzati con altro, quindi ci Andrea, siamo dovuti arrangiare. Il libro, sentì, allora erano, diciamo, molti che ora non ci sono più, c'erano. Sentì la testimonianza di tantissimi dei protagonisti quella vicenda e tutti mi raccontarono che era un disastro. Sì. Un disastro organizzativo, ma appunto solo il fatto che non fosse stata isolata l'area, incredibile, creava una condizione di pressione anche psicologica, per cui la televisione, la pressione delle persone che stavano lì, poi il resto, determinarono una sorta di improvvisazione. L'unica cosa da fare è quella che ha detto, che immagino alla luce di quello che è accaduto, è quello che diceva Tullio, cioè continuare a scendere finché Alfredino era raggiungibile. Angelo Licheri è arrivato a un passo, lo ha sfiorato Angelino, sì, lo ha toccato, Alfredino, sì, ma era già, sì, diciamo, verso la fine di questa, sì, solo che, di questa tragedia. Diciamo, aveva il fango nelle mani, gli è scivolato come una saponetta. Angelo questo mi ha raccontato, e quando mi ha raccontato si è messo a piangere che cosa è accaduto in quei momenti. Ma per tutti loro, Angelo Licheri è uscito da lì che aveva la pelle, sì, sì, lacerata. Certo. Però quella era l'unica strada, la costruzione di quel pozzo parallelo. Quando a un certo punto loro sono convinti di essere arrivati, di aver fatto il foro, diciamo, di collegamento, sì, e di avere Alfredino sopra, si accorgono che Alfredino è sotto. Sentono la voce giù. Sentono la voce giù e lì crolla tutto. Certo. Dopo che hanno acceso la speranza della famiglia e di tutto il paese. È stato veramente un... Io mando la pubblicità e ci rivediamo fra poco, perché il racconto è ancora lungo. Walter Veltroni, la sera, diciamo, del secondo giorno, quindi 24 ore dopo che Alfredino è finito nel pozzo, si comincia a capire che la situazione diventa preoccupante, perché il bambino reagisce sempre di meno, perché obiettivamente 24 ore in quel buco sono, diciamo, complicate. E allora sì, c'è il primo tentativo di mandare qualcuno a recuperarlo, che non sia, diciamo, uno speleologo che ha già provato e non c'è riuscito.
e trovano questo Isidoro Mirabella che viene subito, si offre volontario, viene soprannominato l'uomo ragno ed è un po' l'inizio della, no, della sagra dei improvvisatori alla disperazione, che però è stata, io ricordo soprattutto la seconda notte, si faccia avanti il nano, si faccia avanti, cioè, ma col microfono, era proprio un circo. Erano quelli arrivati lì per la televisione. Sì. Mossi da perché comunque erano entrare in quel eroi, buco, un po' esibizionisti, sì, no? Entrare in quel buco comunque era una cosa a da testa incubo, in giù, da certo. Incubo. E il percorso che facevano era pieno di, l'ha detto Tullio, di asperità, sì, sì, e di problemi. E quindi erano probabilmente persone che volevano dare una mano. Il problema è che appunto era completamente saltata la regia della situazione, per cui ci si affidava ad una totale improvvisazione sotto gli occhi delle telecamere. Per cui quella stessa opinione pubblica che stava vivendo il dramma di quel bambino che era se stesso, allo stesso tempo assisteva all'impotenza dello Stato e della scienza. Tutto in una volta, tutto insieme, tutto in quel buco della terra. Senti, tu che hai lavorato sulla ricostruzione anche della diretta televisiva, è stato davvero tutto abbastanza casuale oppure c'era dietro anche l'idea che far incollare la gente su questo dramma avrebbe spostato l'attenzione da altre cose che stavano accadendo? Io questo sinceramente non ci ho mai creduto, che fosse un diversivo rispetto alla P2. Presidente della RAI in quel momento era Sergio Zavoli, che non era certo un uomo che si sarebbe prestato a questo. A un certo punto è partita una macchina emotiva, cercano di interrompere perché mandano in onda una tribuna politica con Pietro Longo, segretario del Partito Socialdemocratico, e succede l'ira di Dio. I centralini della RAI, allora non c'erano i social, vengono bombardati da cittadini che dicono noi non vogliamo vedere altro, e da quel momento la RAI ha deciso di accompagnare questa vicenda attraverso il lavoro generosissimo di tanti bravi cronisti dei telegiornali, però a un certo punto anche loro presi dentro questa dinamica, per cui sono loro a dire ce l'abbiamo quasi fatta, sta per uscire, quando il pozzo parallelo sembra essere la trivellazione sembra essere arrivata. A proposito di questo, arriva più di una perforatrice, perché si rendono conto che diciamo, una si rompe, poi non è abbastanza, diciamo, il buco forte, che stanno creando non è abbastanza grande, quindi ne arriva un'altra. Mirabella fallisce il tentativo, diciamo, l'uomo ragno fallisce il tentativo, finché si arriva al pomeriggio in cui il Presidente della Repubblica, a sorpresa, spunta anche lui a Vermicino. Vediamo come. Prego, Borsato. Ecco, c'è stato un altro applauso, ma dalla parte opposta. Cioè, è arrivato qualcuno, non siamo ancora in grado di darvi. Ecco, mi dicono viva Pertini, il Presidente della Repubblica in questo momento è arrivato, ha superato con difficoltà la strada piena di automobili, si sentono altri applausi, viva Pertini. Il Presidente della Repubblica si sta avvicinando, non lo vediamo, ecco, c'è un invito al silenzio, il Presidente della Repubblica evidentemente sta per dire qualcosa, adesso è coperto da centinaia, migliaia di teste, non lo vediamo, presumibilmente è accanto a coloro i quali tengono i contatti radio con il fondo del pozzo. Allora, Pertini ci aveva abituato a queste uscite impulsive, no? Cioè, è stato il primo Presidente della Repubblica fuori dalle regole, che improvvisava, o che fuori diceva, o dentro le regole, o fuori dentro le regole. O realmente. Però certo non era ingessato come i suoi predecessori. Qui qualcuno, diciamo, mette un punto interrogativo. Ha fatto bene o ha fatto male? Premessa, parliamo di un Presidente della Repubblica che abbiamo tutti amato e che è un pezzo importante della storia. Dopo vedremo la sua storia, per cui diciamo, sappiamo di che parliamo, e quindi se ne parliamo anche con un accento di dubbio o di critica, lo facciamo con amore e con riconoscenza. Grande affetto, certo.
Pertini qualche mese prima aveva interpretato il sentimento del paese dopo il terremoto dell'Irpinia. Anche lì aveva fatto una cosa inusuale, aveva fatto un discorso in cui aveva chiesto la testa dei responsabili. Però lì era in qualche modo, diciamo, dovuto il suo intervento. Era dovuto, però era il suo modo di stare in sintonia con il paese. E guarda, tu lo ricordi come pochi, hai citato Ustica e Bologna. Era un momento in cui istituzioni e paese erano fortemente separate. Sì, sì. E lui, col l'ago e col filo, ricuce questo rapporto anche attraverso questi gesti, che erano gesti che servivano a dire: fidatevi, le istituzioni ci sono. Sì. Qui lui, penso che generosamente mosso dall'idea di partecipare a questo sentimento popolare, però non si fosse reso conto che andare lì, in quel momento, in mezzo a questo disastro, amplificava, con, come ha detto il cronista, centinaia o migliaia di teste, avrebbe creato un ulteriore diversivo e anche un'ulteriore pressione psicologica sui, certo, soccorritori. Perché avere il Presidente della Repubblica lì, diciamo, non trasmette certo serenità, non c'è bisogno di aggiungere pathos, certo, alla vicenda. Non è che qualcuno non si era interessato della vicenda e bisognava richiamare attenzione. Per cui, secondo me, questo grande Presidente in quella circostanza forse ha ecceduto d'amore, ecco, diciamo così. Sì. E in effetti poi, insomma, lui si mette lì con le cuffie, insomma, fa un po', diciamo, forse qualcosa che stona, no? In un momento come quello, soprattutto in una situazione che è sempre più drammatica, questo è, e vediamo poi come va via, perché quando va via parla, dice qualcosa. Ecco il Presidente della Repubblica ha appena lasciato la zona, signor Presidente, ha avuto notizie del... Ho sentito la sua voce, mi ha fatto sentire, ma si sente la sua voce, mi dà l'impressione che sia ancora una voce robusta. Un bambino. Per quanto la voce di un bambino ha fatto oh, 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 e quindi vuol dire che questo bambino c'ha ancora vita in corpo, è meraviglioso questo bambino, proprio di una forza morale che stupisce, che non l'avrebbe un grande. Ha avuto anche notizie tecniche sull'operazione? Guardate loro, ma non li chieda a me, li chieda a loro. Benissimo, Presidente, grazie. Grazie. Ancora applausi all'indirizzo del Presidente, che lascia adesso la zona mentre riprendono i contatti con il fondo del pozzo. È anche complicato, diciamo, gestirla una diretta del genere. Perché, certo, devi avere qualcosa da dire in ogni momento, spesso dici delle cose che non hanno molto senso, un Presidente della Repubblica che dice ho sentito la sua voce robusta, in realtà non era robusta neanche per niente, insomma, perché stava in una situazione ormai, diciamo, era molto flebile, era molto provato e che cosa possiamo dire su questa, sai, questa cosa di Pertini? Io quando ho fatto il viaggio dentro questa storia, ho avuto due, diciamo, desideri. Il primo desiderio è che tutte quelle persone sparissero, che se ne andassero tutti e che lì ci fossero solo gli speleologi e i vigili del fuoco a cercare di salvare Alfredino. E questo non era difficile da fare, no. Era un sogno che si poteva realizzare. Il secondo invece, che non è un sogno, ma è quando tutto è finito. Perché così come sono arrivati, se ne sono andati tutti di corsa. Alfredino era lì, si è capito che non c'era più vita, se ne sono andati tutti. Alfredino è rimasto là sotto. E quella è un'immagine tristissima, perché... cioè... rimane il deserto, no? Con una malinconia tremenda. Tutto sporco, le cartacce di quelli che hanno consumato, sì, la Coca-Cola e il resto. Rimane tutto là. E lì sotto c'è Alfredo, che è rimasto. Alfredo a un certo punto si arrabbia, come tu hai detto. Sì. Alfredo dice, la facciamo finita? Poi dice, basta, basta. Basta, la facciamo, sì, finita?
è un bambino che diventa adulto rispetto ai bambini che stanno sopra e che giocano con questa macchina. Sì, sì. Perché si sente incalzato dalle domande, si sente incalzato dalla pressione, la sente anche lui evidentemente. Guarda, io ho chiesto, quando ho scritto il libro, ho chiesto a Massimo Ammanniti, che è uno dei massimi psichiatra, certo, psicanalisti della, diciamo, dell'infanzia, gli ho chiesto cosa può succedere nella coscienza di un bambino. È inimmaginabile pensare che tu stai lì sotto al freddo. Alfredino non stava bene, aveva la tetralogia di Fallot, certo, che è una malattia che ti fa come portare uno zaino addosso. Stai lì da solo, chiami tua madre e tuo padre, ti parla gente che non conosci, senti che le forze ti abbandonano, dovrai fare i bisogni fisiologici e ti vergognerai, hai sete, di farli, hai fame, in certo, quella situazione. Hai sete, hai fame, hai paura. In quella situazione questo bambino ha resistito oltre ogni ragionevole misura. Lui sì, lui è stato coraggioso, lui è stato forte come sanno essere forti i bambini, ma quel giardino d'infanzia che c'era sopra si baloccava tra interviste, accadimenti vari, appelli alla buona volontà delle persone, ma lui stava là sotto da solo, e aspettava che qualcuno... Se non avessero tirato quella maledetta tavoletta, sì, che ha complicato tutto questa dall'inizio, storia avrebbe avuto un altro esito. D'altra parte era l'unica cosa che avevano. Cioè, voglio dire, bisogna mettersi anche, no? Come si fa a salvare qualcuno finito in un pozzo? Gli si cala una tavoletta. Ho capito, ma come puoi pensare che un bambino che sta in quella condizione... Perché qualcuno aveva detto, ma lui è svelto, è intelligente, si aggrapperà, salirà, servirà, no? Cioè, lì devi immaginare anche una squadra di vigili che si trova, tra l'altro non avevano idea delle dimensioni, perché l'imboccatura era, certo, più grande, poi scendeva. Ma non avevano idea delle dimensioni. Però si poteva misurare. Ah, certo, certo. Ma non c'è dubbio che si potessero fare tantissime cose. E invece la sera, poi, lo stesso giorno in cui Pertini va lì, c'è a un certo punto la consapevolezza che non si riesce a salvare questo bambino se non con un colpo, no? Un colpo, sì, d'ala, perché la perforatrice arriva a 25 metri, lui è scivolato a 60, ormai 60 metri sono una profondità, non ha più le forze neanche per aggrapparsi, e lì comincia la famosa notte dei trapezisti, dei contorsionisti, dei nani, eccetera. E c'è Angelo Licheri, se mi fate vedere la fotografia, il quale... La fotografia di Licheri, eccolo qua, che viene tirato fuori dopo che è stato 45 minuti a testa in giù, dove il limite massimo, come diceva Bernabei, erano 25 minuti, in queste condizioni, cioè scorticato vivo dalla, no, dalla roccia del pozzo. Lui riesce a un certo punto ad arrivare ad Alfredino, e stiamo parlando di 60 metri, con la mano, ma gli scivola come una saponetta. Prende la canottiera. Esatto, e non riesce più. Probabilmente era ormai incastrato, diciamo. E però questa notte è la notte più drammatica. E Angelo porta ancora... Beh, io credo che così come... Per usare un eufemismo. Io credo che così come Tullio Bernabei, credo che avere, diciamo, avuto... la visione di questo bambino, averci parlato, eccetera, sia una cosa che non puoi dimenticare. Per Angelo anche delle conseguenze fisiche drammatiche. Ah, certo, certo. Comunque, alle 9 della mattina dopo, calano uno stetoscopio e si rendono conto che il bambino non ha più un battito che si può percepire. Quindi viene dichiarata la morte presunta. E il magistrato decide di far scendere dove sta lui l'azoto liquido, congelarlo. Per congelarlo, in attesa che dall'altra parte si scavi un pozzo della profondità necessaria per andarlo a recuperare, cosa che avverrà l'11 luglio, cioè 30 giorni dopo, questo per capire quali sono le difficoltà. Che cosa ci lascia questa storia che ancora... Oggi, diciamo, c'era un sacco di gente che mi ha scritto dicendo io ero un bambino
e con la mamma nel letto, avevo 8 anni, ci guardavamo questa cosa, credo che abbia davvero toccato tutto. Non c'è mai stato di simile nulla nella storia italiana. Le uniche due notti in bianco degli italiani sono quella della Luna e questa. Sì, poi ci sono stati gli eventi sportivi. Forse la guerra. Però, diciamo... A Baghdad, l'attacco, il primo attacco. Sì, però era lontana. Sì, certo. Era lontana e veniva vissuta soprattutto da chi aveva più interesse politico-civile. Quella storia è entrata nelle case di tutti gli italiani. Quei bambini che avevano 8 anni, che oggi sono cresciuti e ti hanno scritto, Alfredino, sanno tutti chi è. Certo. È stata veramente un'esperienza dal punto di vista della coscienza del paese drammatica. Il paese si è svegliato diverso. Ti faccio ascoltare cosa dice il comandante allora dei Vigili del Fuoco, Alveno Pastorelli, che dopo qualche mese per la prima volta parla di quei giorni. Sentiamolo un attimo. Io e i miei pompieri abbiamo fatto il massimo che si poteva fare, l'impossibile, forse anche l'impossibile. Le caratteristiche dell'intervento, ma soprattutto la dimensione del pozzo, che nessuno forse ha un'idea precisa di, non se la fa se non la vede materialmente, è poco più di un piatto, 28 centimetri, 29 centimetri il diametro di quel pozzo, era ed è stata la causa principale delle caratteristiche del salvataggio. Noi non ci abbiamo assolutamente da rimproverarci niente, ma non per Boria o per Alterigia, perché ci siamo confrontati anche successivamente con noi stessi, con l'intervento che abbiamo fatto. E se dovessimo rifarlo senza nessuna, come dicevo prima, vanagloria, rifaremmo le stesse cose. Certo, disponevamo anche solo di un treppiedi di legno, di alcune corde e di nient'altro. Però, con la serenità di cui le dicevo prima, credo che gli organi del Ministero abbiano poi chiesto quasi subito dopo anche ai paesi stranieri se disponessero di forze o se si poteva fare l'intervento diversamente. E mi risulta che tutti hanno risposto che l'intervento era stato fatto a perfetta regola d'arte e che se fossero stati loro sul posto avrebbero ripetuto le stesse cose. Insomma, d'altra parte quel pozzo a fianco, che è stato fatto poi da una commissione con più tempo per recuperare purtroppo un morto, hanno impiegato 30 giorni come abbiamo visto, mentre noi avevamo poche ore perché c'era un medico che continuava a sollecitarci la risoluzione in quanto il bambino, che era già cardiopatico, era in condizioni vicino alla fine. Insomma. D'altra parte è stato fatto davanti a tutto un popolo che con uno stop televisivo ha fatto assistere a varie ore, quindi ci hanno visto tutto, anche le supreme cariche della magistratura italiana, per cui se le mie disposizioni o quelle dei miei collaboratori erano sbagliate, qualcuno si poteva fare avanti, se fosse stato più bravo, eccetera, noi non l'avremmo accettato volentieri. O forse un rammarico io ce l'ho di non aver detto subito, signori, noi ce ne andiamo perché siamo impossibilitati tecnicamente di fare il salvataggio. Ma non siamo abituati, io personalmente tento fino a che è possibile, nonostante poi le critiche piombano. Ma l'importante è la coscienza a posto. Cosa cambia dal punto di vista televisivo dopo questa diretta? Sono saltati i recinti. Prima c'era persino, forse in maniera esagerata, una sorta di presidio, c'erano dei cavalli di Frisia che separavano la televisione dal rapporto diretto con... C'era un'etica... In alcuni casi era censura, sì, ma insomma diciamo un'etica che talvolta aveva una motivazione di carattere pedagogico esagerata, cioè l'idea di non far vedere il dolore. La cognizione del dolore è una parte della consapevolezza di una società. Però la trasformazione di un fatto di cronaca del più debole degli esseri umani, un bambino lì sotto, in uno psicodramma è un'altra cosa. È sfuggito di mano, io sono sicuro. E Pastorelli, quando dice era difficile, dice la verità. Certo. Perché poi sono stati... è la cosa, credo, più difficile, è una specie di prova del fuoco per i soccorritori. Era difficile, ma probabilmente non impossibile. Quando lui dice disponevamo solo di quel treppiedi, in quella frase c'è il riconoscimento di una, diciamo, di una inadeguatezza. E d'altra parte tu sei stato a Via Fani e ti ricordi quando ci fu il sequestro di Aldo Moro. Si camminava sui bossoli. Paolo Fraiesi, in un bellissimo servizio, a un certo punto dice scusate, ho calpestato un bossolo. Era così l'Italia di allora. Poi adesso naturalmente noi abbiamo la migliore protezione civile probabilmente ci sia
al mondo per competenza, per passione. Dobbiamo anche e la dobbiamo a Vermicino e ad Alfredino. A Franca Rampi e a Pertini, sì. Perché Pertini, dopo questa vicenda, investì Zamberletti, no? Sì. Della responsabilità di costituire la Protezione Civile, che poi è cresciuta nel tempo. Che era stato commissario, per vari Friuli, terremoti, sì, per vari terremoti. Beh, insomma, questa, diciamo, è quello che ci rimane. E io ti ringrazio. Insomma, a noi è sembrato giusto ricordare quello che è successo, perché appunto è stato un dramma, è stato un evento che ha cambiato il modo di fare televisione, forse in peggio, nel senso che, come dicevi tu, ha sdoganato, no? qualunque morbosità, purtroppo ne vediamo i risultati. Sì. E però, insomma, è una riflessione che dovevamo fare, quindi grazie Walter Veltroni. Grazie. E noi continuiamo il nostro racconto subito dopo la pubblicità. Buonasera a Sara Varetto, che è una giornalista, ma soprattutto è stata per 8 anni direttrice di Sky TG24. Perché? Perché sei qui con noi questa sera? Perché Sky il 21 e il 28 giugno, in due serate, racconterà con una fiction il dramma di Alfredino e di Vermicino. Non è la prima volta che, insomma, il cinema e la fiction pescano nella cronaca, in quello che è accaduto, delle storie poi da rivedere, da raccontare di nuovo. Questa è stata particolarmente delicata, perché io so che hanno chiesto alla famiglia Rampi per tantissimi anni di poter realizzare qualcosa su quello che era successo, però nessuno poi alla fine ha ottenuto il via libera dalla famiglia. D'altra parte, non si sarebbe potuta fare una fiction contro la volontà della famiglia. Come mai? Come ci siete riusciti? Andrea, noi abbiamo lavorato con il Centro Rampi, con la Lotus, a questo progetto per molto tempo, perché quello che volevamo fare era sì raccontare quello che avete anche ripercorso questa sera. Io vi ascoltavo prima con grande attenzione, quindi abbiamo voluto raccontare indubbiamente le lungaggini organizzative, gli errori che sono stati fatti, che sono stati tanti, ma anche raccontare ovviamente l'abnegazione, la grande solidarietà che si era scatenata intorno a quel pozzo. Quel pozzo che, come sappiamo, aveva attirato così tanta attenzione proprio perché ci si aspettava un lieto fine. Ecco, noi quello che abbiamo cercato di raccontare non è stato soltanto la mancanza di quel lieto fine, ma anche e soprattutto che cosa è successo dopo, quando si sono spenti i riflettori, sono andate via le telecamere, come ricordava Veltroni poc'anzi, quando tutti sono spariti, sì. In realtà quella famiglia è rimasta unita e anzi, insieme ad altri volontari, ha cercato di lottare perché quel lieto fine che era stato negato al loro figlio invece potesse diventare una realtà per tanti altri bambini e anche per tante altre persone. Infatti, grazie anche all'opera del Centro Rampi, grazie al Presidente della Repubblica di allora, Sandro Pertini, che aveva seguito, come avete ricordato, era andato sul luogo, aveva passato la notte lì, grazie a quell'esperienza avevano poi unito in qualche modo le forze e fatto in modo che quell'Italia dell'81, che non era riuscita a salvare Alfredino, facesse tanti passi in avanti. Grazie alla creazione della Protezione Civile, grazie anche alla collaborazione con i vigili del fuoco che avevano già operato intorno al pozzo dove era caduto Alfredino, si potesse dar vita a un'esperienza straordinaria che, mi piace ricordarlo, l'avete già detto ma lo voglio ripetere anch'io, una Protezione Civile che probabilmente è una delle migliori al mondo. Senti, Sara, vediamo insieme una clip, diciamo, che mette insieme alcune scene di questa fiction, e poi però continuiamo a parlare, perché ancora su questo ti devo chiedere, e poi qualcosa invece sull'aspetto della lezione giornalistica di quello che è stato 40 anni fa. Vediamo la clip. Mi chiami Alfredino, che è pronto? Qua Alfredino non c'è. Come non c'è? Alfredo! 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 Abbiamo trovato! È nel pozzo! Nel pozzo! Ora le tiro di G, signore, non si preoccupi, ci penserò loro. Alfredo!
devo andare a Vermicino. Sembra che ci stanno dei problemi. Un bambino è caduto in un pozzo artesiano. I nostri hanno provato un primo intervento, ma non è andato bene. Gentilmente, fateli indietro, ci fate lavorare. Vedrai che qualcosa ce la inventiamo, su. Ma che vi inventate? Là sotto ci sta mio figlio. Dobbiamo fare un collegamento tra la madre che sta fuori e il ragazzino che sta dentro al pozzo. Possiamo far scendere un microfono? Alfredo, sono mamma, mi senti? Non succede niente! È intrappolato a 36 metri di profondità. L'operazione di salvataggio... Pubblico, i telespettatori vogliono le notizie da Vermicino. Se oggi in Italia ci fosse un colpo di Stato non gliene fregherebbe niente a nessuno. Io sono grata a tutti, perché tutti sono stati tanto generosi, ma non si fa così. Va bene la sfortuna, i contrattempi, ma sono stati fatti troppi errori. Prove, solo prove. Tutte andate male. Ma non è possibile, ci doveva essere un altro modo di intervenire. Ci deve essere un altro modo. Dobbiamo occuparci delle emergenze, capire chi deve fare cosa, chi deve coordinare. E poi dobbiamo trovare tutti i posti pericolosi in cui un bambino si può fare male. Dai pozzi scoperti ai cancelli arrugginiti e pure i muri pericolanti, tutto. Ho capito, Franca, ma è una cosa enorme, non puoi fare tutto da solo in due mesi. Non c'è la bacchetta magica. Lo so che non c'è la bacchetta magica, Ferdinando, però bisogna cominciare. Magari da una cosa piccola, semplice, ma io devo cominciare. Se oggi io e mio marito siamo qui, se abbiamo aperto questo centro insieme a Rita, a Daniele... E insieme a tutti gli altri ragazzi che ogni giorno lavorano qui con noi gratuitamente e combattono contro la burocrazia e l'ignoranza, è per un obiettivo più grande, per fare in modo che nessun altro Alfredo muoia in un pozzo artesiano lasciato scoperto. Non deve essere più troppo tardi, mai più. Era Anna Foglietta, l'avete sicuramente riconosciuta. Sara, è stato complicato, credo, scrivere questa fiction, perché l'equilibrio, diciamo, tra la realtà delle cose come sono andate e il rischio di cadere nella morbosità era enorme. Ed è quello che abbiamo cercato in tutti i modi di evitare, proprio questo, cioè di evitare di ripercorrere dei dettagli che avrebbero riaperto probabilmente una ferita che non si è ancora mai rimarginata del tutto nel paese, perché ricordiamo, chiunque di noi che ha un ricordo di quei fatti ha un ricordo che genera angoscia indubbiamente, per questo che ci interessava anche molto raccontare cosa è venuto dopo. Tu citavi Anna Foglietta, che ha reso una interpretazione straordinaria di Franca Rampi ed è riuscita anche a rendere bene quest'idea di donna che non si è arresa, che ha poi continuato a combattere per cercare di far sì che da quell'esperienza drammatica che aveva vissuto potesse nascere qualche cosa di positivo. Ed è stato un po' quello che ha animato anche lo stesso spirito degli sceneggiatori, che hanno ripercorso quei fatti, hanno consultato le persone che erano state coinvolte, il regista Marco Portecorvo ha messo in scena, ha ricreato sì l'idea di quello che era accaduto, il circo mediatico, si è cercato anche di rappresentare quelle che sono state le aberrazioni anche di quei giorni nel racconto televisivo. Io recentemente ho incontrato anche uno degli anchor del TG1 che fece la lunga diretta, Piero Badaloni, e lui stesso riconosce che ci furono delle esagerazioni, ma che forse in qualche modo sfuggì anche di mano. Ecco, la sensazione che ho avuto anch'io rivedendo i materiali dell'epoca è che qualcosa era sfuggito di mano in quel momento, aveva a che fare in fondo con una modalità di racconto che era totalmente nuova. Fino a quel momento c'erano stati telegiornali molto impostati, se vuoi anche un po' paludati come tipo di informazione, molto diverso invece dalla creatività che avevano i giornali nel capacità di racconto. Ecco, lì si è visto proprio quello che poteva essere invece un valore del racconto televisivo, ma purtroppo già anche tutte le sue aberrazioni. È come se fosse stato tutto accelerato a una velocità enorme quel processo. Senti Sara, te hai diretto per 8 anni il TG di Sky, che è un TG che si è molto concentrato sulle dirette. C'è una lezione che possiamo immaginare di avere imparato da quello che è successo a Vermicino? Perché poi in effetti io all'inizio proprio di questa serata ho citato il bombardamento su Baghdad e la CNN, la famosa diretta delle CNN
che nella notte riprende i missili che arrivano, i missili americani, ed è, diciamo, 10 anni dopo il primo evento televisivo, mediatico, di fronte al quale sono tutti quanti incollati ai televisori per vedere che cosa accade. Ma che cosa, cioè, in che modo questa diretta di Vermicino ha influenzato la televisione, anche in peggio? È stata la prima volta che si è seguito davvero minuto per minuto un evento, un fatto di cronaca. Oggi tutto questo ci sembra, fammi dire, tra virgolette, normale, perché i mezzi di oggi, non soltanto la televisione, ma anche il web, i social media, hanno una pervasività che, se vuoi, fa sembrare addirittura quello che è accaduto a Vermicino aver insegnato ben poco rispetto a quello che oggi siamo disposti a rinunciare della nostra privacy, di quanto lasciamo che tutto questo possa invadere anche le nostre vite. La lezione che si imparò allora fu duplice: da una parte il fatto che la televisione poteva raccontarti, poteva portarti in casa, ed è quello che poi è accaduto anche con la prima guerra del Golfo, con il bombardamento che tu citavi, con la cronaca fatta, mi ricordo, da Peter Arnett, che fu uno dei pochi giornalisti, certo, a rimanere a Baghdad durante i bombardamenti della CNN, e quindi a portarci nelle nostre case la guerra come non l'avevamo mai vissuta. Quindi, se vuoi, da una parte si vedeva in quelle dirette la potenzialità del racconto televisivo, dall'altra parte però si vedeva già tutti i suoi limiti. Quando accade Vermicino non ci siamo ancora interrogati su quali debbano essere quei limiti etici, anche perché ancora non avevamo sperimentato quella possibilità di racconto. Oggi tu citavi il canale All News che io ho diretto, ma in generale il canale All News, quel dibattito ormai c'è stato, è qualcosa che abbiamo introiettato dentro di noi. Quando tu proponi una diretta di un fatto, immediatamente ci si interroga che cosa aggiunge questo dettaglio, questo aspetto che io sto mostrando. Davvero aggiunge qualche cosa al racconto, arricchisce davvero quello che il telespettatore riceve da parte del cronista in quel momento? Ecco, io credo che dei limiti ben precisi ci debbano essere, ci sono in molte realtà, e forse quegli stessi limiti, quella stessa riflessione andrebbe oggi aperta e fatta in modo anche più approfondito per i nuovi mezzi di comunicazione e di informazione. Sì, infatti quando parlavo del peggio mi riferivo alla cosiddetta TV del dolore, che però, diciamo, è uno schema che molti praticano perché porta ascolto, no? E solletica i peggiori sentimenti che ci possono essere in circolazione. Sono d'accordo con te, anche perché la televisione, come qualsiasi altro organo di informazione, appunto, deve fare questo, deve informare, non andare a solleticare degli appetiti che magari, se, come dire, non vengono in modo inopportuno, in qualche maniera sobillati, possono anche non appartenere in alcun modo al racconto quotidiano che facciamo delle notizie. Ecco, credo che quella lezione di Vermicino sia attualissima anche oggi. All'epoca in parte sfuggì di mano, anche se, ricordiamoci, addirittura quel racconto così invasivo venne fatto poi da un'unica telecamera, perché poi i mezzi erano anche quelli erano all'epoca. Quindi, mentre oggi un fatto del genere viene ricostruito attraverso mille occhi, oggi già soltanto con i telefonini abbiamo mille punti di vista diversi, all'epoca quella lunghissima diretta venne affrontata con una sola telecamera che veniva divisa fra i tre telegiornali della RAI. Grazie Sara, 21 Grazie e 28 giugno in due serate su Sky, la storia di Vermicino raccontata con una fiction. Grazie Sara Varetto. Grazie. Noi Grazie andiamo avanti perché abbiamo visto Pertini prima, il presidente Sandro Pertini a Vermicino. Pertini è stato un politico, diciamo, ma soprattutto un uomo molto amato. La sua storia è una storia di uomo, diciamo, davvero dritto, è stato un partigiano, è stato imprigionato dai fascisti, è riuscito a evadere dal carcere e si è salvato la pelle proprio per questo motivo, e dal 78 all'85 è stato il presidente della Repubblica Italiana, il più amato, si è sempre detto, tra i presidenti della Repubblica Italiana. E questa sera noi vi raccontiamo la sua storia dall'inizio. Guardate. Pertini. Pertini.
Ragazzi, ma voi che cosa ne sapete realmente di Sandro Pertini? Cosa vi dice il nome di Pertini? Un segno di pazienza. Avrò avuto, non lo so, 10-12 anni. Mio padre aveva un libro di pazienza a casa in cui tra le varie tavole c'era questo disegno di Pertini che guarda l'Italia dall'alto verso il basso. Era piccolo e con la pipa, però insomma voleva dire tanto. Per me Pertini sono una serie di foto in bianco e nero e un nome molto importante. Avevo in mente la figura proprio fisica, effettiva, l'icona pop di Pertini. La prima immagine di Pertini che ho avuto, cioè mi è stata trasmessa, diciamo, è un programma in televisione, mi ricordo con mio nonno, l'abbiamo visto, sul caso Rampi, del bambino che era precipitato nel pozzo di Vermicino. Esatto. E mi ricordo la scena di Pertini che si commuove ascoltando i lamenti del bambino, i gemiti attraverso il microfono, e lui che si leva gli occhiali e si, appunto, asciuga le lacrime. L'immagine di lui con la pipa, lui con Berlinguer, cioè sono tutte immagini che sono rimaste proprio. Uno le vede e subito le ricollega al personaggio. Lui che esulta ai gol dell'Italia. Presidente, un gran bel gol, Gazzari, migliore gol. Ormai siamo nella zona di sicurezza, l'ha detto prima. Bisogna che segnino il secondo gol. L'hanno segnato ed è veramente stato un bel gol. Bravo, Graziani, no? Grazie. Ma Graziani, Graziani. E gli aveva promesso i due gol, presidente. Sì, me l'aveva detto, mi aveva mandato un biglietto, le prometto il secondo gol. Oh, ben bello, Giotto, adesso non diranno più male di lei. Bravo, Graziani. Bravo, fatto tutto. Ne ha chiesti due, presidente, io ne ho fatti due. Bravo. Bravo. No, Berzo, lo faceva lui il 7. 4. Devo mettere l'asso. Devo pigliare l'asso. Devo lasciarlo. Siete campioni del mondo. Vi ritrovate sull'aereo presidenziale a giocare a scopone con Sandro Pertini. Ma a dire la verità è andata bene la partita, il mondiale, ma per me, il presidente, la partita a scopone è stata una sconfitta. Ha vinto Beazot e Causio, abbiamo avuto qualche diverbio, io e il presidente sulla giocata naturalmente, però qualche errore c'è stato da parte nostra, poi noi l'abbiamo messa sulla sfortuna, però effettivamente non siamo stati all'altezza del titolo mondiale vinto, almeno io e il presidente. È vero che sbagliò il presidente il punto decisivo? Non si può dire, perché era il presidente, però lui fu ingannato da una giocata di Berzot che poi diventò anche una contestazione, e quindi sa com'era poi sanguigno il presidente, però effettivamente qualche tempo dopo, quando smisi di giocare, mi mandò un bellissimo telegramma prendendosi la responsabilità della sconfitta e quindi invitandomi magari a una rivincita con gli avversari precedenti. Allora io mi alzavo e mi scatenavo ad applaudire, mentre, ripeto, il re di Spagna applaudiva un po' di nascosto perché c'era Smith tutto nero in volto perché stava perdendo la squadra tedesca. All'ultimo penalty, all'ultimo gol, al terzo, ho preso un abrivo che se non stavo attento andavo giù dal parapetto e mi spaccavo la testa. Il successore al Quirinale ci sarebbe stato allora, non adesso. Presidente Pertini, vinciamo i mondiali in Spagna. Presidente Napolitano, vinciamo i mondiali in Germania. È una singolare coincidenza. Una singolare coincidenza. Io per la verità ero stato appena eletto Presidente della Repubblica con la mia prima uscita dall'Italia, quel viaggio a Berlino, e il precedente di Pertini in qualche modo mi condizionava, ma mi esponeva anche ad un interrogativo. Se io vado lì per la finale e la nazionale non vince come con Pertini, ma perde, insomma, non per essere superstizioso, ma comincio un po' male la mia esperienza di Presidente. Beh, poi siamo italiani, quindi punto. Ma non mi potevo sottrarre, non volevo sottrarmi. Ebbi fortuna all'inizio della mia presidenza e qualcuno mi diceva: ma lei fece il salto come fece Pertini. Voi sapete che Pertini saltò
sulla pedana dove era assistendo a quella partita. Io dissi semplicemente che dentro di me avevo fatto un salto altrettanto alto, poi ognuno ha il suo temperamento, io il salto me lo tenni dentro e lui lo fece di fronte agli occhi di tutto il mondo. Sono partiti con me, sul mio aereo sono venuti, l'ho caricato tutti sul mio aereo. Ho avvertito il Quirinale e li ho portati a mangiare tutti al Quirinale. Mi sono messo vicino Zoff, da una parte Zoff, Beherzot dall'altra parte. Hanno mangiato come lupi, dico, qui mi mandano in rovina il Quirinale. Hanno mangiato come... È stata per me una gioia, ma quel giorno non l'ho mai dimenticato. Sandro Pertini è stato il primo presidente rocco pop della storia italiana ed è stato il primo presidente parlante, nel senso che è diventato una specie di eroe popolare e amatissimo da tutti gli italiani. So che per la mia generazione, per chi l'ha conosciuto, rimane certamente un punto di riferimento importante. Insomma, hai costretto tanti ragazzi a scoprire Sandro Pertini. Ma diciamo che è stato molto bello vedere che ai miei concerti sia bambini che ragazzini che non necessariamente conoscevano Pertini cantano appunto anche la strofa dove si dice che Pertini gioca a poker con John Wayne. Perché Sandro Pertini è stato in fondo l'immagine autoctona dell'italianità, insomma, più importante che noi abbiamo avuto. Nella sua vita di combattente ci sono almeno due episodi che meritano di essere ricordati. Uno è un fallito attentato del 1943 a Roma, la città è occupata dai tedeschi, c'è il progetto di far saltare in aria con delle cariche esplosive il Teatro Adriano con tutti i gerarchi nazisti e fascisti chiusi dentro. Insomma, il nonno degli italiani, questo vecchietto così rassicurante, era anche un incendiario. Sbarrare le porte, sterminarli tutti, praticamente come Quentin Tarantino in Gloria. Ci risulta che il Pertini stia progettando un'azione avversiva grave, molto grave. Cerchi di ricordare. Ha mai parlato di qualcosa che possa fare pensare a un attentato? Un attentato? E perché no? È il tipo d'uomo che sarebbe capace di farlo. Ecco, questi sono fotogrammi da un film sul giovane Pertini, interpretato da un giovanissimo Maurizio Crozza. Lo ucciderebbe lei, Mussolini? Perché non lo ucciderei? Durante una riunione nazifascista viene posta una bomba d'orologeria sotto il palcoscenico dell'Adriano. Per un difetto del congegno, la bomba non esplode. Il tirannicidio è uno dei temi che pervadono tutta la storia della nostra cultura. Sì, lo consideriamo lecito e, se vogliamo chiamarlo terrorismo, lo possiamo chiamare terrorismo, ma senza quel carattere denigratorio che si attribuisce alla parola, un terrorismo giusto. Pertini può essere considerato un terrorista dalla parte del giusto, come sono terroristi tutti quelli che, come è stato terrorista anche Nelson Mandela in Sudafrica, anche lui, ma lui era qualcosa di più, era uno che sceglieva la via più rapida. Pacifista ed eroe di guerra nello stesso tempo, questo è Sandro Pertini. Tanto pacifista che inizialmente è contrario alla guerra e organizza addirittura una manifestazione contro D'Annunzio che era andato a parlare sulle meraviglie del combattimento.
ma poi una volta chiamato in guerra nella prima guerra mondiale decide di farla come si deve. Contro la guerra, ma dal momento che avevo, che ero ufficiale e avevo un comando e responsabilità, ho fatto il mio dovere. Anche i giovani oggi non vogliono la guerra, chissà cosa. Naturale, hanno ragione. La guerra, signorina o signora? Signorina. Sono scemi questi uomini. Una signorina così bella, anche... oh santo Dio. Ma c'è le vusciacche, c'è la bianca di presumine. Ci si vede, si vede. Lei dice. Sì, difficile nella scelta. Si vede, si vede. Va bene, stia attenta. Però a un certo momento si prende un compagno della vita, perché rimanere zittella tutta la vita è una maniera. No. Eroe di guerra lo è stato sul serio Pertini, ha imparato a conoscere l'orrore della guerra, è da lì che nasce il famoso discorso di insediamento: si svuotino gli arsenali e si riempiano i granai, che lo renderà famoso in tutto il mondo. L'Italia, a mio avviso, deve essere nel mondo portatrice di pace. Si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di morte, si colmino i granai, sorgente di vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame. Il nostro popolo generoso si è sempre sentito fratello a tutti i popoli della terra. Pertini si iscriverà al Partito Socialista soltanto nel 1924, dopo l'omicidio di Giacomo Matteotti, ma è stato socialista da sempre, è nato a Stella in una famiglia di piccoli proprietari terrieri, molto solidali, spicca la figura della madre, la Sciaggina, a cui lui resterà affezionato per tutta la vita, che gli passerà degli ideali di giustizia sociale che rendono molto simile sotto questo aspetto la figura di Pertini a quella di un altro grande ligure del nostro passato, Giuseppe Mazzini. E per farla breve, per me la libertà non può andare disgiunta dalla giustizia sociale, come la giustizia sociale non può andare disgiunta dalla libertà. Non vi può essere vera libertà se non vi è anche giustizia sociale. Non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non si può avere vera giustizia sociale senza la libertà. Il fascismo sta mostrando il suo volto più duro e repressivo. Tra le vittime della repressione c'è il fondatore dei socialisti italiani, Filippo Turati. Il giovane Pertini organizza la fuga di Turati da Milano, dove è sottoposto alla sorveglianza speciale, sino in Francia. Lasciare la patria è sempre una lacerazione. Poi lasciavo mia madre, alla quale io ero legato da grande amore, lasciavo gli amici e la mia professione. Poi siamo partiti dalla mia città, da Savona, di notte, poi siamo arrivati in Corsica e poi era giù in esilio. Per vivere onestamente ho dovuto fare prima il lavoro da casicciuela, mi alzavo a luna di notte, andavo in un garage dove arrivavano i tassi e lavavo i taxi. Poi ho fatto l'imbianchino, il manuale muratore. Poi si trasferisce a Nizza, dove lavora come comparsa in un film di Rex Ingram. Comparsa con bicicletta, perché si guadagnava di più. Stanco
dell'antifascismo parolaio, decide di rientrare in Italia e l'aprile del 1929, quando per una circostanza imprevedibile viene catturato a Pisa. Quel giorno, è una domenica, si gioca la partita Pisa-Savona. Pertini è di Savona. Da un pullman di tifosi del Savona scende qualcuno che lo riconosce e lo denuncia. Comincia così la sua esperienza di carcerato. In nome di Sua Maestà il Re d'Italia, il Tribunale, visti gli articoli numero 5, legge 25 novembre 1926 e numero 285 Codice Penale, condanna Pertini Alessandro alla complessiva pena di anni 10 e mesi 9 di reclusione. Evviva il socialismo! Abbassa il fascismo! Una volta rientrato in Italia, Sandro Pertini viene riconosciuto casualmente a Pisa. È arrestato e un tribunale speciale fascista lo condanna ad oltre 10 anni di reclusione. Durante la lettura della sentenza in aula, Pertini grida «Abbasso il fascismo, viva il socialismo!» È il manifesto che accompagnerà la sua militanza nella resistenza. Una volta condannato dal tribunale fascista, Sandro Pertini viene trasferito nel carcere dell'isola di Santo Stefano nei pressi di Ventotene. La sua cella è la numero 36. Lì rimane rinchiuso dal dicembre del 1929 al dicembre del 1930. È un anno durissimo che mette a dura prova la sua salute, ma non scalfisce il suo spirito antifascista, anzi lo rafforza. Interdizione perpetua dai pubblici uffici, 3 anni di vigilanza speciale e pagamento delle spese processuali. Sandro Pertini è uno dei personaggi più noti della vita politica italiana ed è anche uno di quelli che di fronte al fascismo ha sempre mantenuto un atteggiamento più fermo e anche più coraggioso, no? In momenti diversi. Come altri, come tanti altri. Ecco, lei non ha mai accettato umiliazioni, mi pare, nella sua vita. E poi scrive alla madre dicendo, ma come hai potuto farmi una cosa del genere, mamma? E lui era molto attaccato invece alla madre. Era un tradimento quello, cioè secondo me non è un tradimento perché tu sei malato, pensaci, stai in galera. Secondo me quello per lui era considerato un tradimento, un alto tradimento, un'onta, una vergogna, quindi non... Lo capisco perché l'ha fatto. Io penso che avrei accettato la grazia. Ma lui la spiega questa tenuta in carcere. In una bella intervista a Oriana Fallaci dice: sarebbe da Spavaldi dire sono contento di aver vissuto 15 anni in prigione. Parliamoci chiaro, Oriana, la mia giovinezza si è esaurita nelle rinunce. Ero un giovane ardente, esuberante, così quella rinuncia ha pesato su di me. Però, lui poi aggiunge, un uomo di fede non può sfuggire ai sacrifici e deve pagare di persona, altrimenti non è un uomo di fede. Io in carcere pensavo, non sono qui dentro per un reato comune, ma per aver difeso la mia fede. Noi fummo arrestati con altri 4 partigiani socialisti il 15 ottobre del 1943, fummo portati a Regina Coeli, poi in via Tasso, e i patrioti socialisti prepararono la nostra evasione. Sandro Pertini, Saragat e altri socialisti sono detenuti nel braccio della morte di Regina Coeli. Ma in quello stesso carcere c'è il dottor Monaco, che è il medico, ma è anche un partigiano, e c'è sua moglie Marcella. Saranno loro che organizzeranno, insieme ad altri socialisti romani, la fuga di Pertini. Mia nonna materialmente falsificò i moduli del carcere, li consegnò a Gala e a Schlitzer, che ne curarono la trasmissione all'ufficio matricola per il tramite del quale doveva avvenire la liberazione. Nenni aveva deciso che la liberazione dovesse riguardare Saragat e Pertini. Ma Pertini si oppose fermamente, disse o tutti o nessuno. E quindi la scarcerazione riguardò 7 persone, non più le sole 2 originariamente, come si era originariamente deciso. Ovviamente questo complicò le cose, perché fare 7 ordini di scarcerazione era più complesso, ma tutti concordarono nella necessità di seguire quello che Pertini voleva. Thank you.
dei nostri, dei quattro che non sapevano che noi si stava evadendo, dice a Galla agli altri: ma io voglio i miei gemelli. E gli altri dicono: guardi che il vice capo che ha questi gemelli in custodia è uscito adesso, perché è già tardi, domani mattina ha la chiave lui, domani mattina lei torna e avrà i suoi gemelli. Lui dice: non esco, balbuziente, non esco se lei non, se non mi si danno i miei gemelli, un ricordo di famiglia. Io capisco che viene qui un rallentamento. Non un pericolo, un ostacolo, uno zeppo che ci avrebbe mandato all'aria tutto quanto. E allora prendo questo nostro amico, compagno che veniva dalla Francia e dico: ma tu sei uno sciagurato. Non vedi che ci vogliono mandare via prima del coprifuoco? E per due gemelli tu ci vuoi far trattenere qui tutta la notte fino a domani mattina? E voi sapete che i balbuzienti, quando si arrabbiano, diventano sempre più balbuzienti. E allora mi ricordo che lui mi disse, rivolgendosi a me perché l'ho aggredito: pepepe, per dire Pertini, tu mi dai pepepe? Ma che pepepe? Fuori, gli ho dato un calcio negli stinchi e gli dico: esci con noi. Usciti di qui, non è vero? Sì. Con Saragat. Noi siamo evasi, stiamo evadendo. Se ci prendono, ci fucilano sul posto. Avete mai visto fuggire le lepri? Allora... Francesco! Tenetelo! Lasciatelo! Questo è un frammento dell'opera che il maestro sudafricano William Kentridge ha dedicato alla memoria della città di Roma. È un'opera che nasce dalla pulizia selettiva delle pietre di questa antica città, che è destinata a scomparire quando il tempo prenderà il sopravvento. Quello che ci si domanda è se, rappresentando in questo modo la resistenza, non venga da pensare a quanto effimera è la nostra memoria, destinata a svanire, di quella stagione gloriosa. La resistenza nasce da una scelta trasgressiva, da una scelta di rottura, da una scelta di una minoranza. Furono 150.000 i partigiani combattenti. Se noi ricordiamo i milioni di italiani iscritti al Partito Nazionale Fascista, capite benissimo come si tratti di una minoranza anche abbastanza esigua. Eppure quella minoranza di folli riscatta, come dire, la saggezza delle maggioranze. Io credo che lì ci sia un intrinting umano che Pertini condivide con tutto il movimento partigiano. Pertini fu un custode della memoria della resistenza. Sì, soprattutto di una resistenza come grande prova individuale di una resa dei conti con te stesso, di una dimensione etica della resistenza. L'atteggiamento di Pertini nei confronti di Moro, che a molti sembrò impietoso, questo suo rifiuto di ogni tipo di debolezza, questo suo rifiuto di ogni tipo di trattativa col nemico, questa sua intransigenza nei 55 giorni del rapimento Moro, sono da ascrivere alla sua esperienza partigiana e al modo con cui a quell'esperienza lui attingeva continuamente nel suo ruolo istituzionale. Per Pertini, come per molti altri partigiani, la resistenza, i 20 mesi della resistenza furono l'apogeo della loro biografia. Dopo Pertini è diventato Presidente della Camera, è diventato Presidente della Repubblica, ma il punto più alto della sua vita è sempre stata la resistenza. La resistenza è il momento all'interno del quale la tua dimensione affettiva, il tuo amore, i tuoi rapporti sessuali, il tuo progetto per il futuro, il tuo impegno politico è tutto, come dire, sopra le righe, tutto in maniera accentuata e tutto in maniera spasmodicamente dinamica. Vuoi sapere qual è stato il suo primo amore? Il mio primo amore? Ma tu sei una birichina. Sai, i primi amori ne ho avuti quando ero giovane. Poi che cosa accade, figliola? Che io sono stato, ho fatto la guerra partigiana nel nord e avevo con me, che si batteva con me, coraggiosamente si è battuta con me, una giovane partigiana molto più giovane di me. Questa giovane partigiana è diventata mia moglie. La guerra, Pertini alterna l'attività politica alla professione di giornalista come direttore del Lavoro di Genova. Quando nel 1960
il Movimento Sociale Italiano organizza il suo congresso a Genova, Pertini lo vive come una specie di affronto non tanto personale quanto a una città medaglia d'oro della Resistenza. Il congresso dovrebbe essere presieduto da Basile, un personaggio legato al fascismo che Pertini aveva condannato a morte e riteneva un criminale di guerra. Cosa succede a Genova e che importanza ha quel discorso incendiario che pronuncerà Pertini a Genova? Ce lo spiega Massimo Brutti, storico, politico, giurista. Interessante vedere che in realtà i dirigenti del movimento sociale, visto come si mettevano le cose, erano pronti a non farlo il congresso a Genova, a revocarlo, purché ci fosse un'indicazione del governo, un ordine di non tenerlo per ragioni di ordine pubblico. È Tambroni che ricerca lo scontro. Tambroni vuole andare ad una contrapposizione prendendo come spunto il congresso di Genova. Pertini va a Genova, è il 28 di maggio del 1960. Tiene un comizio a Genova, molta gente, molti operai, molti giovani, e il comizio è di solito considerato come la miccia, insomma la scintilla che accende il movimento. Ci sarà un forte movimento nella città e protagonisti saranno i giovani, poi li chiameranno i giovani delle magliette a strisce. In maggioranza giovani proletari, giovani operai, e il congresso salterà e salterà anche il governo Tambroni. Dopo una serie di manifestazioni in varie parti d'Italia, durante le quali la polizia spara sui manifestanti, ci saranno dei morti. Beh, Pertini in quei giorni è l'emblema della protesta antifascista. Per quanto sia arduo immaginarlo, tra questo socialista d'altri tempi, sempre elegantissimo, che parlava un italiano impeccabile, e i giovani rivoluzionari del 68, i capelloni come si chiamavano allora, si crea immediatamente un legame destinato poi a rafforzarsi nel tempo. Pertini comincia a parlare ai giovani e i giovani, anche più tumultuosi, anche quelli più diffidenti nei confronti della politica, lo ascoltano e lo ascoltano con interesse, con affetto e anche, bisogna dire, con una certa con un certo divertito senso di appartenenza. Benvenuti nel mio studio. Avete girato un po'? Eccomi qua, questo è il mio studio. Bravi. I giovani, quando entrano qui dentro, è come una ventata di primavera che entra nel mio studio. Poi io mi trovo molto bene con la gioventù, perché gli anziani che hanno i capelli bianchi come li ho io, in generale sono dei borbottoni e non si sta molto volentieri con la gente anziana. Io invece sto molto volentieri con la gente, con i giovani. Senta, signor Presidente, quali sono stati i fatti salienti per cui lei ha intrapreso la carriera politica? Ma non è una vera carriera, è un cammino che io ho iniziato. È un cammino di un uomo di fede che ha sempre stato coerente e ha cercato di essere sempre devota alla sua fede politica. Partendo dalla Sicilia nel 1976, ero proprio alle prime armi, mi capitò di seguire un viaggio di protesta di bambini nati nelle baracche del Belice. Don Riboldi portò questi bambini, una cinquantina di bambini fra i 5 e gli 8 anni, a trovare il Presidente del Consiglio, che era Moro, il Presidente della Camera e il Presidente del Senato. Da Moro fu un incontro molto freddo a Palazzo Chigi, non tanto perché Moro non si intenerisse di questi bambini, ma credo che gli desse fastidio l'idea di un prete che faceva politica, insomma, per un cattolico laico come Moro era qualcosa che non ci stava, insomma. E da Palazzo Chigi ci facemmo 100 metri e andammo alla Camera. Pertini ci ricevette invece nella sala della Lupa, aveva fatto apparecchiare delle tavolate con delle montagne di croissant, cornetti, pane, e quindi questi bambini che venivano da un viaggio in treno molto faticoso, in seconda, in terza classe, senza cuccette, erano molto felici di questa accoglienza. E quando li ebbe tutti seduti, passava da uno all'altro, per ognuno aveva un saluto, una parola curiosa, insomma si comportò come un nonno e aveva questo modo assolutamente informale
di entrare in confidenza con i suoi interlocutori. Quando i bambini ebbero finito la colazione, Pertini si avvicinò a Don Riboldi e senza neanche appartarsi si mise la mano in tasca, tirò fuori il suo libretto personale d'assegni e gli fece un assegno da 3 milioni. E Don Riboldi rimase ovviamente tramortito perché non si aspettava un gesto così generoso e quindi fece anche le mosse un po' di, non dico di rifiutarlo, ma dire era un po' troppo, ma Pertini fu sbrigativo, disse assolutamente lei questi li userà certamente per aiutare questi bambini e quindi sono soldi che lei merita. La Camera, quando esplode lo scandalo dei petroli, è uno dei primi grandi scandali della Repubblica Italiana. È uno scandalo trasversale che coinvolge tutti i partiti. Alcuni giovani magistrati vanno a trovare Pertini e gli sottopongono questa questione spinosissima per la Repubblica. Uno di quei giovani magistrati, Mario Almerighi, ce lo ha raccontato. Io ero pretore a Genova e avevo fatto delle indagini sui petrolieri. In queste indagini avevo scoperto insieme a due colleghi una tangente che corrispondeva al 5% dei vantaggi che i petrolieri ricavavano dall'approvazione di leggi preparate da loro. Praticamente una sorta di compravendita del Parlamento. Quindi mi preoccupai proprio dell'assetto istituzionale del Paese. Nello scandalo erano coinvolti ben 5 ministri dell'industria che erano i proponenti di questi disegni di legge. Per cui il destinatario di questi atti, sarebbero andati a finire alla commissione inquirente, era Pertini. Per cui io pensai di andarlo a trovare. Io, Adriano Sansa e Carlo Brusco, gli altri due pretori. Lui ci diede un appuntamento in via dell'impresa, quell'ingresso secondario della Camera, e ci ricevette all'ultimo piano. Ci fece segno col dito, shh, non parlate, seguite. Noi devo dire che siamo rimasti un po' sbalorditi da questa accoglienza. E imboccò una scala a chiocciola che scendeva, come fosse, non lo so, una scala di un castello medievale. Alla fine arrivammo giù, piano terra, aprì una porticina, chiuse a chiave, ci girammo intorno ed era pieno di lavatrici, cioè era la lavanderia della Camera. Qui possiamo parlare. Scusate se non ho parlato prima, ma questo palazzo è pieno di microspie. Queste furono le parole testuali che io non ho più dimenticato. A cosa devo questo incontro? Ditemi. Io avevo portato il contratto vero e proprio tra i petrolieri e il segretario amministrativo della Democrazia Cristiana che rappresentava il segretario degli altri partiti. Lui guardò attentamente questo documento e poi gli fece vedere alcuni assegni. Perché in questo contratto c'erano gli estremi del conto corrente bancario dove i petrolieri riversavano la tangente. E lui vide che c'erano degli assegni intestati all'Avanti, ai socialisti. E proprio la scena che io non ho mai dimenticato. Pertini, dopo aver visto questi assegni, gli scesero due lacrime. Si tolse gli occhiali, si asciugò così. Ma erano lacrime sincere, non erano, erano proprio lacrime di dolore. Vedo che c'è anche il mio partito coinvolto. Dovete andare in fondo. Dico, guardi, Presidente, noi siamo venuti proprio perché preoccupati per le sorti istituzionali della Repubblica. Sono fatti gravissimi, ma non esiste una democrazia senza legalità. Non esiste una democrazia senza che i suoi rappresentanti siano eticamente credibili. Le istituzioni sono credibili se c'è moralità delle istituzioni. Petrolieri che pagano ministri e parlamentari per ottenere leggi favorevoli. Lo scandalo è enorme. Ce n'è di che far tremare la Prima Repubblica e in effetti le istituzioni vacillano. La classe politica messa sul banco degli imputati reagisce prendendosela con i giudici. È l'avvio di quella stagione di contrasto aspro tra politica e magistratura che ancora stiamo vivendo. Sandro Pertini reagisce da par suo, con un'intervista chiara, netta, persino spietata, a Nantas Salvalaggio della Domenica del Corriere. Ma Presidente, lei sa che, non potendo accusarla di nulla, molti dicono che lei è un po' squilibrato. Non mi meraviglia niente. So che il mio modo di fare può risultare irritante.
Per esempio, poco tempo fa mi sono rifiutato di firmare il decreto di aumento di indennità ai deputati. Ma come dico io, in un momento grave come questo, voi date questo esempio di insensibilità? Io deploro questa iniziativa, ho detto. Ho anche subito aggiunto che entro un'ora potevano eleggere un altro presidente della Camera. Ma io con queste mani non firmo. Lei ne combina di quelle, presidente. Per esempio, non concede la macchina a sua moglie per andare a fare lo shopping. Sua moglie anzi preferisce prendere l'autobus. Ma com'è possibile? Non le sembra una provocazione? Vede, mia moglie si vergognerebbe di andare a Campo dei Fiori a comprare l'insalata o le pere col macchinone ministeriale. Sarebbe uno schiaffo alla povera gente. Un abuso di potere, un furto. È opinione diffusa che il livello di guardia per la Repubblica Democratica sia stato superato. Lei che cosa ne pensa? Continuando di questo passo, si va verso il suicidio. L'unica strada possibile è la correttezza, l'onestà. Io spero che i documenti dei famosi pretori d'assalto vengano vagliati con rigore. Spero che tutto sarà discusso in aula e nessuna copertura sarà frettolosamente inventata dai padrini dell'assegno sottobanco. Lei riesce almeno a farsi capire dai compagni del suo partito, i socialisti? Mica sempre. Mi accusano di non avere souplesse, leggerezza. Dicono che un partito moderno si deve adeguare. Adeguare a che cosa, Santa Madonna? Se adeguarsi vuol dire rubare, io non mi adeguo. Che cosa ha suggerito ai suoi amici socialisti? Dobbiamo tagliarci il bubbone da soli. E subito. Non basta il borotalco a guarire una piaga. Ci sono i ladri, gli imbroglioni? Bene, facciamo i nomi e affidiamoli al magistrato. Lei vuole sapere qual è l'insidia più grande per un uomo politico? Quella di innamorarsi del potere. Un uomo che ha paura di perdere la poltrona, l'influenza sugli altri uomini, i telefoni, i quadri d'autore alle pareti, la limousine di Stato. Ebbene, quello è un uomo perduto. Ma allora come sottrarsi a questa insidia? Basta avere sempre le valigie e la lettera di dimissioni pronte. Io l'ho detto in alto, il più alto possibile. Amici miei, io non resto un minuto di più su questa sedia. Se la mia coscienza si ribella, non accetterò mai di diventare il complice di coloro che stanno affossando la democrazia e la giustizia in una valanga di corruzione. Perché il problema, a mio parere, è molto semplice. Non c'è ragione al mondo che giustifichi la copertura di un disonesto. Ma non ti rendi conto, va rimproverato qualcuno. Qui crolla tutto, è in gioco l'intero sistema. Io me ne infischio del sistema, se dà ragione ai ladri. Lo scandalo più intollerabile sarebbe quello di soffocare lo scandalo. La gente non lo sopporterebbe, e nemmeno io. Io l'ho già detto alla mia Carla, Tieni pronte le valigie perché qui prima o poi mollo tutto. Addio, Salvaggio. Mi passi a trovare quando passa qui da Roma. Qui? O altrove? È lei, professor Franco Tretta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa, adempiamo le ultime volontà del presidente comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Siamo nel 1978, c'è stato il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta. L'ultimo presidente della Repubblica si è dimesso praticamente sulle soglie di un impeachment. I partiti politici non riescono a mettersi d'accordo sull'elezione. Come rivolgersi a una sorta di figura totemica questa scelta di Pertini? Pertini seguì quell'elezione con grande attenzione. Prima fu candidato quasi di bandiera del partito, poi si ritirò e poi, come lei ha detto, tornò in gara come Jolly e fu eletto come un Jolly. Io lo conobbi da presidente della Camera, feci anche quello che nelle mie condizioni di giornalista, direttore di un giornale, era possibile fare, ed era parecchio, affinché lui diventasse Presidente della Repubblica, perché lì c'erano delle difficoltà. Lui era stato scelto dai comunisti. I comunisti avevano detto ai socialisti, con i quali c'era ancora
un passo di unità d'azione, noi vorremmo uno dei vostri, ma non uno qualunque, Sandro Pertini. E loro dissero, noi abbiamo candidato Antonio Giolissi e quindi adesso non possiamo cambiare. Allora alcuni parlarono con Giolissi, tra i quali io che ero amicissimo di Giolissi. E appena Giolissi seppe che c'era Pertini sulla tavola, perché non gliel'avevano detto i socialisti, disse, ma io di fronte a Pertini, ma figurati se mi metti in mezzo. Io adesso domani faccio una dichiarazione, fece la dichiarazione, allora i socialisti dissero sì e fu presentato. Il 1978 è un anno complicatissimo per il nostro paese. Basta soltanto ricordare il sequestro, l'uccisione di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta, ma poi ci sono anche le dimissioni del Presidente della Repubblica, Giovanni Leone. E tutto questo rende il passaggio politico dell'elezione di un nuovo capo dello Stato una cosa estremamente complicata. Infatti, nonostante i partiti schierino i loro candidati, non si riesce per ben 15 votazioni a trovare la cosiddetta quadra. E infatti bisognerà attendere l'8 luglio del 1978 per avere un nuovo Presidente della Repubblica. A tra poco, dopo la pubblicità. L'8 luglio del 1978, alla 16ª votazione, il Parlamento elegge come Presidente della Repubblica Sandro Pertini, uno dei protagonisti, degli eroi dell'antifascismo, un partigiano che da quel momento in poi, con questa sua caratteristica della pipa e degli occhiali con le lenti spesse, diventerà il Presidente più amato dagli italiani. Comunico il risultato della votazione. Presenti e votanti 995. Maggioranza assoluta 506. Hanno ottenuto voti Pertini 832. Proclamo eletto Presidente della Repubblica l'onorevole Sandro Pertini. Io cesserò di essere uomo di parte. Intendo essere solo il Presidente della Repubblica di tutti gli italiani, fratello a tutti nell'amore di patria e nell'aspirazione costante alla libertà e alla giustizia. Onorevoli senatori, onorevoli deputati, signori, delegati regionali, viva la Repubblica, viva l'Italia! Pertini è uomo di grande equilibrio politico, di carattere indipendente e può dunque essere il rappresentante dell'unità nazionale e il supremo custode della nostra Costituzione democratica. L'antifascismo di Sandro Pertini è l'antifascismo per il quale devono essere lieti della sua elezione tutti gli italiani, quali che sono le loro idee. Sandro Pertini è un uomo che ha dedicato interamente la sua vita alle lotte per la libertà e alle lotte per l'emancipazione sociale delle classi lavoratrici del paese. E così, a 82 anni, Sandro Pertini viene trionfalmente eletto Presidente della Repubblica.
e all'età in cui di solito si tramonta, Pertini albeggia. Caro Presidente, questa è la foto che ti dedichiamo oggi, il giorno della tua elezione. Ci sei anche tu là in fondo, con i tuoi occhiali, senza la pipa che hai indossato in queste settimane, semi nascosto da un mare di facce di giovani. Era un giorno dei primi di ottobre, il giorno del funerale di Walter Rossi. Te la dedichiamo perché i giovani vogliono bene ai vecchi che hanno il coraggio e l'umiltà di mescolarsi a loro, almeno nei momenti che non sono quelli lieti, ma quelli tristi, nei quali la presenza dei vecchi è più importante. Te la dedichiamo perché in questa foto tu non sei in primo piano. In primo piano c'è un ragazzo che poggia la testa sulla spalla di un altro. A seguire quel funerale tu sei venuto così, senza scorta, senza mandati di partito, senza pretendere di parlare a nome di qualcuno. I 1011 grandi cortigiani che ti hanno votato dopo aver parlato senza rispetto di te e della tua età non compaiono in questa foto. Tuttavia noi speriamo che questa ti piacerà più di quelle che ti dedicheranno oggi gli altri giornali. Auguri, la redazione di Lotta Continua. Mi commuovo ancora un po'. E Pertini? Allora, l'indomani squilla al telefono diretto della stanza dove sedevamo Enrico Deaglio e Dio. E... pronto, sono il presidente. Noi sbattiamo giù il telefono e dice, sì, io sono Napoleone Bonaparte. E richiama una seconda volta, poveretto, e questa volta, insomma, si capisce. Dovete subito venire al Quirinale, venite subito, vi aspetto domani. Quanti, dove, non, nessuno di noi c'era ovviamente mai stato. Stiamo parlando di luglio, il luglio del 1978. Io ricordo che avevo soltanto una giacca, che era una giacca di lana pesante invernale, che ugualmente indossai sudando in una maniera invereconda. In 4-5, per la prima volta in vita nostra, abbiamo messo il piede nella sede della Repubblica Italiana e ci hanno scortato su da lui, che immediatamente ha preteso che gli dessimo del tu. Siamo tra compagni. Cosa vi disse Pertini? Mo? Al di là, diciamo, della simpatia umana, l'antifascismo, caro Giancarlo. Per lui la custodia della memoria dell'antifascismo e il mettersi in sintonia con i ragazzi che in quel momento si richiamavano ai valori della resistenza, anche se era un momento terribile, insanguinato, ma lui non era dei teorici degli opposti estremismi, pari sono. E il nostro impegno antifascista ci avvicinava moltissimo a Pertini. C'è una vignetta qui, sì, che dice: finalmente un pregiudicato alla presidenza della Repubblica, un coattone tatuato che, diciamo, saluta a suo modo l'elezione di Pertini. C'era soprattutto Andrea Pazienza che lo raffigurava e continuato per anni a raffigurarlo e a farne proprio un personaggio del suo pantheon, dei suoi personaggi preferiti. E appunto non era più il presidente realistico, ma era una specie di Don Chisciotte nel mondo della politica italiana, che era un mondo di lupi, no? Quest'uomo che in fondo aveva qualcosa di Don Chisciottesco, con grande forza, si opponeva ai grandi vizi italiani, no? Forse Pazienza ha colto proprio quest'anima di Pertini e lì è scattato anche una specie di relazione anche affettuosa, no? Che, da questi due personaggi così diversi. L'attenzione naturalmente è tutta concentrata sulla Camera e sui lavori per l'esame della legge dell'aborto, per le difficoltà soprattutto che rappresenta il suo cammino parlamentare a causa dell'ostruzionismo operato dai radicali. I quattro radicali hanno detto che non si concederanno riposo. Sono comunque previste brevi sospensioni delle sedute, soprattutto per motivi igienico-sanitari, mentre tutti i servizi della Camera funzioneranno ininterrottamente con turni forzati. E il clima era piuttosto infuocato perché ovviamente l'accordo era tra il PC e la DC per far passare questa legge, per non andare al referendum, nel clima del compromesso storico, insomma, un clima piuttosto infuocato, e noi radicali venivamo visti come quelli che insomma facevano saltare il gioco di questa quiete parlamentare.
E noi avevamo studiato il regolamento, lo applicavamo alla lettera, per cui interventi di ore e ore, richiami al regolamento, emendamenti a migliaia. E una delle clausole è che quando si interviene da in piedi, si può avere dell'acqua, ma nient'altro, niente zucchero, niente... E io ricordo che in una notte, ovviamente l'aula era deserta perché gli altri colleghi andavano a dormire, giustamente, e quindi eravamo noi quattro da soli. E mi ricordo che in una di quelle notti in cui stavo intervenendo ormai da molto tempo ed eravamo un po' esausti, vedo a un certo punto salire sulle scale di Montecitorio fino ad arrivare da me, parlavo dall'ultimo scranno, nell'ultima fila sostanzialmente, Sandro Pertini, che non solo mi porta l'acqua, ma mi porta del cioccolato. E fu un gesto che mi commosse molto, perché significava siamo forse su due fronti diversi, ma questo non vuol dire che voi non abbiate il diritto di applicare il regolamento anche nelle sue conseguenze, mica estreme, era un ostruzionismo, certo. Pensa un po'. Ma quel gesto di Sandro Pertini mi è rimasto impresso per sempre. Lo so, io non le faccio le parole, saranno i fatti che contano, ha ragione, le parole sono vane. E mi chiedo se questi centri di soccorso immediato sono stati istituiti, perché non hanno funzionato, ci sono state delle mancanze gravi, non vi è dubbio, e quindi chi ha mancato deve essere colpito. Appena poté, lui andò a visitare i terremotati, a rincuolare i superstiti, e dopodiché fece un discorso in televisione che fece cadere il governo. E questo fu un punto di svolta assolutamente traumatizzante per tutto il sistema, perché il Presidente della Repubblica era sempre stato una figura che era dotato di un potere importante, ma lo adoperava sempre nel segno della stabilizzazione. Non ci sarebbe voluto molto tempo per capire che l'idea che aveva in testa della presidenza era un'idea completamente diversa da quello che era stato il ruolo dei presidenti della Repubblica fino a quel momento. Quel tipo di presidenza conteneva le premesse di una svolta populista. E ovviamente non è detto in senso critico, ma un presidente della Repubblica che decide di stare sempre dalla parte del popolo e quasi mai dalla parte delle istituzioni, introduce un elemento di populismo che naturalmente, degenerando, ci ha portato oggi a vedere quello che sta succedendo, insomma. Cioè promettere al popolo delle cose che poi il sistema non è in grado di dare, e questo lui lo fece qualche volta, ecco, fare questo vuol dire fare del populismo. Non deve ripetersi quello che è avvenuto nel Belice, che a distanza di 13 anni nel Belice non sono state ancora costruite case, le case promesse. I terremotati vivono ancora in baracche, eppure allora furono stanziati, fu stanziato il denaro necessario, le somme necessarie furono stanziate. Mi chiedo, dove è andato a finire questo denaro? Chi è che ha speculato su questa disgrazia del Belice? Cioè, lui dice una cosa, Presidente. Cioè, voi mi avete fatto... mi sono dispiaciuto molto con voi che... Cioè, l'ultima volta che siete usciti in televisione. Quattro terremoti, cose là... Cioè, mi sono dispiaciuto perché se io guardo la televisione con mio padre, mio fratello, stiamo tutti quanti là a guardarvi, no? Come sempre, perché lo sapete quando vi stimiamo, cioè, un presidente per carità. Siete là però a un certo punto avete fatto
mi ricordo buono che mio padre, mio fratello, avete fatto a riporto, l'avete fatto. Chi ha preso i soldi del Belice? Guardavo la parte qua, però. Cioè, noi siamo rimasti un po'. Io ho detto, papà, ma c'era un nuovo presidente che guarda chi ha preso i soldi del Belice. Ha fatto. Cioè, mio padre ha detto, pure mio fratello, dice, ma no, ti pare che i soldi del Belice ti. E invece avevamo guardato un'altra volta e poi un'altra volta chi ha preso i soldi del Belice? Ha fatto. Ha detto papà, ma li scopriva tu i soldi del Belice che facciamo si figure niente con il presidente, cacciate i soldi. Stamane l'apertura di questo giornale è dedicata ad un fatto di cronaca che da diverse ore sta tenendo tutti col fiato sospeso. Un bambino di 6 anni è caduto ieri sera in un pozzo artesiano nei pressi di Frascati, vicino Roma. Si trova ancora a una 40 di metri sottoterra e si sta disperatamente cercando di salvarlo. Mi dicono sento il Presidente della Repubblica. Presidente della Repubblica, certo. È una visita inaspettata, immagino. Inaspettata. Qualcuno ha comunicato certamente a lui che si era, ecco, a questo buon punto e che quindi veramente forse ha avuto come nel suo modo di fare, cioè di correre incontro in questi momenti. È molto emozionato quello che vediamo. Sta chiedendo adesso si sta informando. Quello fu un immenso psicodramma nazionale. Pensiamo a com'è la situazione, cioè un bambino che è andato a finire in un pozzo, e già questo proprio appartiene alla letteratura più squisitamente psicanalitico-orroristica, diciamo, e sappiamo che va sempre più giù, e non si riesce a fermare questa discesa all'inferno del bambino, con la speranza continua che qualcosa si possa fare, con il paese e le persone lì intorno, con una diretta televisiva. Poi arriva pure Pertini, che in qualche modo è di disturbo, diciamo, a questa sequenza psicologica di tutti noi che guardavamo. Perché? Perché di disturbo? Perché intanto arriva come capo di Stato, laddove occorre qualcuno che si infili nel buco e cerchi di acchiappare il bambino, l'ultima persona che possa farlo è Pertini. Qualcuno ha detto che dopo quella notte il rapporto tra gli italiani e la televisione cambiò per sempre. Beh, noi in televisione eravamo abituati a vedere drammi scritti in quanto tali, quindi vedere il teatro drammatico, il film drammatico, eccetera, ma mai in diretta un dramma reale. E quella fu la prima volta che la televisione fu veramente televisione, diciamo, nella sua crudezza. Tempo e luogo erano quelli della realtà, e la realtà era ovviamente terribile. Una presidenza contrastata nella quale ne succedono di tutte. Terremoto, vermicino, attacchi terroristici, mafia e anche, nel bel mezzo della presidenza, l'esplosione dello scandalo della P2, la scoperta degli elenchi di una loggia massonica riservata, segreta, deviata, secondo molti, con un progetto politico per cambiare l'Italia. Ne parliamo con uno di quei magistrati che scoprì quella loggia. L'importanza di aver avuto allora un presidente della Repubblica come Sandro Pertini è qualcosa di, secondo me, proprio di palpabile. Tra le persone i cui nomi risultavano nelle liste c'erano tre ministri della Repubblica, prefetti, questori, c'erano una 40 di parlamentari che appartenevano a quasi tutti i partiti politici. C'era il nome di quasi tutte le persone che, appartenendo ai servizi di sicurezza, avevano depistato le indagini sulle stragi a partire da quella di Piazza Fontana, per arrivare poi fino a quella della stazione di Bologna. C'è subito venuto in mente che, stante il contenuto delle carte, sarebbe stato assolutamente necessario informare le istituzioni della nostra scoperta, del contenuto della scoperta e dei rischi, no? Dei pericoli che questa organizzazione rappresentava per la collettività, per le istituzioni. Il governo ha atteso
quasi due mesi, prima di decidere di pubblicare le liste della P2. Insomma, noi ci sentivamo molto garantiti dal fatto che esistesse in quella carica, in quella posizione istituzionale, una persona come Sandro Pertini. Sotto la pioggia. Dunque, Sotto la pioggia è nata per una strana cosa che ravvisava in Pertini, l'estrema tristezza di un'Italia che comunque si trovava in un territorio non suo, quindi il Libano, ad aiutare, diciamo, una guerra che forse lui non avrebbe voluto, e forse manco gli italiani. Mi faccio interprete di una domanda che gira in Italia da 30 anni. Perché il presidente pensa soltanto agli operai? Perché in mezzo a questo mondo che si stava internazionalizzando, lui in effetti aveva come i suoi amici, quelli che sentiva più a cuore era la classe operaia. Lui usava un linguaggio semplice, un linguaggio che tutti vorremmo praticabile anche oggi, ma semplice davvero, popolare davvero, pop davvero. E quindi anche quando stava altrove, lui pensava sempre che i problemi ai problemi della classe operaia, la gente più umile. Pertini alle 11 in punto un giorno mi telefona e mi dice: so che sei in riunione. Dico: sì, siamo in riunione. Mi messi in viva voce e lui partecipò alla riunione. E questo a quel punto lo ripeté almeno due volte a settimana. Passava il tempo a partecipare alla riunione. E naturalmente quando partecipava parlava sempre lui. E impostava lui i temi. Ma voi vi occupate domani di questo? Ma vi occupate di quest'altro? Quelli che sapeva lui, ce li diceva prima. E quindi noi facevamo un giornale che era, diciamo, aveva l'esclusiva su alcune cose, tra l'altro molto importanti, perché venivano dal Quirinale. A Reti Unificate trasmettiamo da Selva di Val Gardena il messaggio del Presidente della Repubblica agli italiani per il nuovo anno. Miei cari compatrioti, entro come consuetudine nelle vostre case per porgervi gli auguri più fervidi per l'anno nuovo che sta sorgendo. L'augurio che il nuovo anno sia per voi un anno di serenità e per il mondo intero un anno di pace. C'è qualcuno, secondo lei, nel panorama politico italiano che può ricordare Pertini, che può averne raccolto l'eredità? No, questo non lo so. Francamente è un'idea che non mi è mai venuta in mente. Io non la vedo. No, ancora no, io lo spererei. L'eredità deve ancora venire. Sarebbe un personaggio ai margini della politica. Ha dato agli italiani il senso di speranza, il senso che si possa essere giovani anche a 80 anni. Un periodo così di, diciamo, soprattutto odio verso la classe politica, cioè proprio perso completamente l'amore per la politica. Magari un personaggio come Pertini potrebbe soprattutto far riavvicinare i giovani al mondo politico. Io penso che nell'età nostra non ci sia stato un personaggio con il carisma e i concetti forti da rapire una generazione. Secondo me è il simbolo di una politica che non esiste più. È vero che Pertini avrebbe amato essere rieletto Presidente della Repubblica? Ah, non parliamo. Questo fu l'ultimo tratto della storia tra lui e me. Maccani, come diceva, guarda, lui vuole a tutti i costi essere rieletto e sta mobilitando tutti i possibili amici per questo. Adesso vedrai che uno di questi giorni viene da te per dirti questo. Maccani mi disse: guarda che ha preso la macchina e sta venendo da te. Allora io sto prendendo la macchina per raggiungervi. Ma quello arriva, intanto.
che fai tu? Che te devo fare? Lo scorso e poi cerco di dirgli che non è il caso, non so, quello, non so. Allora infatti arriva lui, poi arriva un meccanico, scesi anch'io, andai lì, eccetera. E lui mi disse, se io me ne vado, chi va al Quirinale? Io non lo so, ma chiunque vada al Quirinale, il Quirinale è vuoto. Quindi, secondo me, io devo essere rieletto. Ma per essere rieletto ho bisogno di due cose. Che ci sia qualcuno che lo proponga, lanci l'idea. E poi il popolo, figurati, il popolo è con me. Il Parlamento, io temo che non si voti, perché nella tradizione italiana non esiste. Finora non, nessuno è stato rieletto due volte. Quindi tu però diventi senatore a vita, quindi sì, vabbè, ma senatore a vita, io vivo poco, se vivi poco allora speriamo che tu superi i 100 anni, ma se vivi poco pure al Quirinale, sì, ma al Quirinale sto al Quirinale e da lì comando tutto, se ci sono io, perché non vedo chi altro c'è, fammi un nome, no, dico Sandro, quale nome? No, ma non ce l'ho, certo, come se tu sei stato eccezionale, ma insomma andavo avanti. A un certo punto lui disse, vabbè, ho capito. Allora telefono a Carla perché, ma dico tu che cosa avresti voluto da me? Che tu scrivessi un articolo di fondo dicendo che io dovevo essere rieletto. Se tu non lo fai, io non ho altri modi per far sapere che voglio essere rieletto. Questo è l'ultimo ricordo che io ho di lui, che purtroppo però era l'età, perché lui aveva superato largamente gli 80 anni. Ma era un discorso di vanità o era un discorso di pensare all'Italia? No, lui era convinto, non era vanitoso, era voleva comandare, insomma. Perché convinto di essere l'uomo giusto? Sì. Beh, dopo sarebbe stato eletto Cossiga all'unanimità. Sì. Caro Presidente, ci rendiamo conto di non essere stati particolarmente obiettivi in questo nostro ritratto della sua vita. Anche quando abbiamo sottolineato come per metterla in difficoltà gli aspetti più particolari del suo carattere, quelli più discutibili, beh, alla fine lo abbiamo fatto con una grande benevolenza e ci siamo confessati adepti di Sandro Pertini. Una volta Enzo Biagi le fece un'intervista e le chiese: ma ti sei mai sentito sconfitto? Altro che, rispose lei, tante volte, ma non sono mai venuto meno all'ottimismo. Questo era l'insegnamento di Antonio Gramsci, l'ottimismo. Ottimismo per il popolo italiano e soprattutto ottimismo per i giovani italiani. La generazione a cui ho appartenuto, disse lei a Biagi, è stata sconfitta tante volte e forse ha fallito in tanti dei suoi sogni. Ma i giovani è giusto che i sogni continuino a sognarli e che noi li aiutiamo a farlo. Io non lo so se lei ci ingannava, signor Presidente, però noi vogliamo crederle. Siamo arrivati alla fine di questo racconto complicato e anche molto delicato sul dramma di Alfredino Rampi, sulla storia di Vermicino di 40 anni fa che tenne incollati ai televisori 28 milioni di persone, tutta l'Italia, e purtroppo ebbe una fine tragica. Una storia che secondo me il disegno di Mauro Biani, bellissimo, che io fatico a chiamare vignetta ogni volta, sintetizza perfettamente questo cunicolo dentro il quale Alfredino è imprigionato, ma è imprigionato anche dentro un televisore. E poi abbiamo raccontato anche la storia di Sandro Pertini, che andò a Vermicino forse con un'uscita non
del tutto, diciamo, condivisibile quella volta, ma che è stato sicuramente un grande Presidente della Repubblica, un grande Capo dello Stato, soprattutto in anni complicatissimi e difficili per il nostro Paese, che usciva dal terrorismo e dalle stragi e poi si è trovato, diciamo, di fronte ad altre emergenze, il terremoto e quant'altro. È stato uno dei padri fondatori sicuramente della nostra Repubblica. Atlantide torna mercoledì con un'altra storia e un'altra inchiesta, vedrete.